Buonasera, buonasera. Insomma. Allora, qui abbiamo un piccolo spoiler di quello che si vedrà stasera. Innanzitutto salutiamo Nixia e Masse che stasera sono riusciti a venire. Salve. Allora, Moon è andata a Troppo spoiler. dormire. Moon è andata a dormire. Troppo spoiler? Sì. Allora, facciamo così. Così, dai. Se no l'ultima pagina era tipo vuota. Vabbè, facciamo che me la tengo così. Vuoi non leggere, non mi avvisi, non mi chiami in voca. Abbiamo deciso di stare noi tre in vocale, visto che Blu non può venire perché ha da fare, non verrà. Gli farò vedere la clip. E Moon è andata a dormire. E quindi siamo io, Masse e Ninxia. Perché l'idea è così, dopo puoi entrare in caso e farci una lore complessiva, però nel mentre lei lo legge e semmai alla fine ci saranno commenti e tutto il resto, capito? Esatto, allora startiamo anche su TikTok, mettiamo magari categoria Abu. Metto Ma forte. quanta roba è? È tantissimo. Allora, facciamo così. Dovrei aver startato anche su TikTok. Io spero che si vede bene. Allora, su TikTok devo fare una piccola modifica, quindi datemi giusto un secondino che devo modificare una cosina piccolina, 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 piccolina. Piccolina. Ma vuoi anche il mio PNG, tipo? Che è successo al mio computer? Oh, che sta succedendo? Ma se scusa. mi è sparito la barra sotto con le app, mi è sparito tutto. Non ho più le. Ah, le ho di nuovo, ok. Non ha più la barra di start. E Non non ha più Windows. più Windows. Voglio un computer nuovo, basta. Mi serve un PC nuovo. Guarda un attimo WhatsApp. Mi sto rotolando io. Sta rotolando. Cioè, a momenti gli passa la barra laterale, diventa Ubuntu. Da Windows diventa Ubuntu. Ho finito. Molto bene, Allora, non abbiamo aspetta. appena iniziato. Ho finito di nuovo. Allora, devo fare una cosa veloce su TikTok. Me la fa fare velocemente perché non me l'ha scaricato bene. Alla scarica, però la voglio come. PNG, grazie. PNG, mi serve in PNG perché me l'ha scaricato in video. Boh. Sto scaricando una cosa perché sto modificando la scritta di Ascarponi Games. Ho modificato le grafiche, signori. Ok, allora, dovrei aver scaricato la roba. Vogliamo mettere qualcosa di sottofondo, un po' di musica, qualcosa? Uno chiede. Un Uè, po' di Gabri! jazz. Adesso non era stasera. Non era stasera. Sì, è stasera. Buongiorno. Buongiorno, principessa. Ben svegliata. Ben svegliata, principessa. Sono felice che principessina è tornata fra noi. E ciao Lucifero, come stai? Allora, ho finalmente modificato le grafiche, signori. Quindi posso anche ingrandirvi il video sotto, toh. Vedrete meglio le saponette adesso. Saponetto. Le saponette, sì, perché io su TikTok ho le saponette. Facciamo così, rimpicciolisco magari le saponette. Metto questo qui e l'obiettivo di follower lo posso mettere qua. Ah, mo sì che mi piace di più la live. Allora, viva le saponette. Bene, te bene. Allora, goccino tattico di Coca-Cola. Si sente il rumore? Non so se si sente là. Ma se vuoi leggere tu, leggo io. Ah no, sei liberissimo, io sono dislessico. Me too. Ok, allora. È entrata anche mia moglie come ospite per sentire. Ah, ok. Allora, aspetti, metti una composizione musicale di sottofondo tipo quella di Ethan Carter.
Ctrl C. YouTube. Ctrl V. Porca puttana. Che infarto. Sì, si vede. Che è successo? Ma mi è crashato TikTok. Mi è crashato. No, no, ok. Non mi cracca. Io devo andare. Ciao, ciao. Perché non posso scrivere sul sito Viola? Come non puoi scrivere sul sito Viola? Puoi scrivere sul posso sito Viola? Sabato. No, no, non serve la sabato per il sito Viola. Tendo il follow, tipo. Ehi, I'm a big boy now. Ok, non so cosa si è attivato da TikTok, ma è tipo stranissimo perché non vedo più. Ok. O scrivi soundtrack e te la do. Ok, scrivo soundtrack. Comunque mi si è tipo messa una roba su TikTok. Mi sta dando fastidio. Non so come si leva, aiuto. Ma se ho fatto danni. Ma se ho fatto danni. Aspetta, vado ad aprire anche la live su TikTok. No, non si vede su TikTok. La vedo io da PC. Cioè, vedo praticamente da PC. Vedo come se stessi registrando una cosa, per dirti. Cosa hai premuto sulla tua tastiera? Nulla. Che succedesse questo? Nulla. Guarda, vedi, c'ho tipo una barra sopra che mi dà un fastidio assurdo. Obiettivo. Aspetta. Ha funzionato. Magicamente. Che forte che sei. Ok. Allora. Non si sa neanche io. Soundtrack. Sperando che non sia copyright. Bubulo. Allora, tu con quella foto profilo di Dori hai la mia stima. Ciao, io sono Dori e ho la memoria a breve termine. Il sapo di memoria a breve termine. Il tappo di memoria a breve termine. Questa va bene? Vabbè, mettiamo qualcosa di più movimentato, voglio. Quasi metto Ring di Tamate di Titin. Ring di Tamate di Titin. Allora, fatemi fare copia e incolla, tech. Mo lo metto su Discord con il bot. Rinchintabadarinchinti. Ehi, I'm a big boy now. Ok. Cioè, con il bot Discord così la sentite anche voi. Ah, oh, ok, sentire. Ok. Il diario di Sam Stone. Capitolo 1. Ehi, Gabri, ciao, buonasera. Allora, ora posso scrivere. Boh, non si sa il perché. Capitolo 1. Estate 2028. Baia di Massimo Murella. Sai che sono cercata e mi serve più grande? Control più. Comunque purtroppo ti sevo dire una cosa. Segniamoci la nuova parola, Ti sevo dire. Baia di Massimo Morena. Uè, bro, quanto tempo! Gli altri sono dentro, disse Aska. Certo, manchi solo tu, Aska. Difficile la scarpinata, rispose Max. Nah, è così. Pieno di sentieri qui. Dai, entriamo, ribatte Aska. Si abbracciarono. Si erano messi d'accordo per unirsi tutti alla baia, come ogni anno. Durante l'anno si lavorava e si sentiva solo sui social e in live. Di persona era tutto un altro mondo. E Aska Brown era sposata, quindi come da tradizione aveva preso il cognome del marito. Aveva lasciato sua figlia in città,
alla bellissima e bravissima babysitter Ellie, nonché moglie di Sam Stone, un suo grande amico. La baia situata su... La baia... Dislessia, portami via! Finita la musica! Per Dio! Metti in loop! Ma beh, che facciamo anche le voci, cioè... Sì, per favore! Un personaggio! Sì! Oh no! Oh sì! Su Forza Rix, scegli di un personaggio! E chi? So io! Ma guarda che ci siete voi! Devi mettere quella lunga, ho messo in loop, tranquillo Guglielmo. Mi credi che mi sto rincoglionendo a vedere tutte queste scritte? Aspetta, prendo gli occhiali. Non che cambi qualcosa. Stessi, si girano le parole a lei. Sì, 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 mi ci stanno girando le lettere negli occhi. Lei legge Atautis Ayab Al. Allora. Dove l'ho arrivata? Ah, la baia è situata su un vasto altopiano della Norvegia. Com'è che si ingrandiva? Control più. O contro la rotellina del mouse. Anche. Ah vabbè, ma lo faccio direttamente dall'app di testo, aspetta. Bravissima, oh. Hai capito tutto. Vedi, ma servì per fare la mia voce anche per... No, la faccio fare a Masse. Non facciamo casino in chiamata. Dai. La baia è situata su un vasto altopiano della Norvegia. Max si era trasferito a Oslo con la famiglia anni prima. E come ogni anno, lasciava la famiglia a godersi il bel mare del nord. Per godersi il fresco montuoso della baia. Dominava un vasto territorio, con un lago naturale. Limpido, oltre la sponda destra c'era il capanno. C'era il capanno da caccia, con il quadro elettrico della valle. Vasti sentieri densi di selvaggina e di pini che davano un senso di pace. Di pace? Penso intese paese. Un senso di pace e di pace e tranquillità. E infine la baia, silenziosa, illuminata dalle lampade. A lanterna appese al soffitto esterno e lampioni antichi interni. Le pareti erano fatte di frassino e internamente erano adornate di quadri. Di quadri d'arte e alcuni raffigurati il gruppo degli amici in varie località. Entrando a scavide la tavola lunga apparecchiata come la ricordava e sparsi per la stanza i suoi vecchi amici. Ellie, l'archeologo del gruppo, stava conversando allegramente e scherzando con Jose. Ah, Jose, proprio così. Jose. E come suo solito, la serietà non era per lui. Furono i primi a salutarla, poi Luna, Nyx e Nick. I suoi grandi amici, quando d'un tratto arrivò con il phon e l'accappatoio Billy Brown. Non mi immagino uno che mi arriva nell'accappatoio e tipo, oh, asciugati. Copri le tue vergogne. Il marito di Aska. Ah, è mio marito Billy Brown. Ok. All'improvviso sentirono una voce dal piano superiore e videro il lenzuolo sventolarsi in aria. Sentito, no? Sentirono una strana voce. Sono il fantasma Casper. Aspetta, la faccio. Sono il fantasma Casper. Ma cos'è Galileo Galilei? No, è un racconto che è stato fatto da Guglielmo per il mio compleanno. Disse lo strano essere. Ma vai a quel paese, sei peggio di Eli. Intervenne Viola,
appena arrivata. Intanto Aska si stava guardando attorno con aria un po' delusa. «Aska, cos'hai? Qualcosa non va?» dissero tutti cercando di capire. Circa qualche secondo dopo, Aska rispose: «È solo che manca una persona, il nostro fratellone Sam!» Ma se sono inquinita, ha parlato solo per pure, mi fai un'altra voce? Mi sento rinquinita. Ah no, è giù in cantina a scegliere due bottiglie di rosso adatte a questa serata, disse Max. Vai inizio. Io vi raggiungo, ci vediamo tra poco. Preferì subito in risposta a Aska. Grazie, mi sento... ho avuto il tempo di bere. Dai, facciamo le voci, vai. Si avviò verso la scura cantina, illuminata giù da un interruttore, acceso, segno di presenza umana. Scendendo lungo le scale, si trova davanti un corridoio con due stanze laterali e non poche ragnatele. In una di queste, Aska rivede vecchi ricordi di estati passate. La tavola Ouija, le maschere usate per le feste in costume, palloni e vecchi giochi di società. È una vecchia Kodak. Che cos'è una Kodak? Ma che ne so io? Boh, vabbè. No, onestamente non ho idea. Serve la lore di Guglielmo dopo. Segnatelo su un taccuino. Le parole che non sai. Ad Aska si inumidirono gli occhiali. Da dove li hai presi poi? Erano quelli da sole. Poi illuminirono, però beh. Illumidirono gli occhi. La Kodak. Che di quella mise? Cagata in mano. Amo finalmente i miti. Stiamo leggendo una storia, Andy. Comunque sei troppo chiuso, Rator. Faccio addormentare le persone. Dove era arrivata? La Kodak con cui avevano fatto la loro prima foto di gruppo insieme in un'estate memorabile. Continuando, immediatamente dopo il corridoio, iniziò un altro abbastanza largo, con vari meccanismi per i riscaldamenti e l'acqua calda. Sul lato destro, unica porta che dava su una stanza grossa come un magazzino, contenente la riserva di bevande. Stanza dalla quale stava proprio uscendo Sam, il quale si fermò di botto e in un secondo, abbracciando Aska, disse: «Ehi, come stai, amica mia?» Sono per... No, devi continuare le masse perché è sempre la stessa. Ogni anno è sempre più lungo. Bene. No, aspetta, cosa mia? Bella. Oh, mi stai rubando la battuta. Oh, ah, ok. Bene, stai sempre alla grande, rispose subito Aska. Insieme salirono con una bottiglia di Chianti e una Chateau d'Avignon, mannaggia tua sorella. Cateau d'Avignon. Tua sorella. Aspetta, ridillo, provo a ripeterlo. Chateau d'Avignon. Per riunirsi al gruppo a tavola, dopo una cena ricca di hamburger e patatine e piattoni di pasta al sugo. Finalmente sono arrivato a Miti, ho mal di testa e bruciano gli occhi, ma sono a Miti. Grande Andy! Patatine e piattoni di pasta al sugo di lepre. Ma io non me li mangio i conigli comunque, non sia chiaro. Questa cosa non ve la dovevi chiedere, io non mangio i conigli. Si ritirarono tutti in stanza, stanchi dal viaggio, per svegliarsi presto il giorno dopo e farsi delle belle nuotate al lago. Capitolo 2. Il lago. Ma volete leggere voi? Ma io sono notito. Saluto. È la tua storia, noi facciamo le voci e basta. Il mattino dopo, Aska si svegliò di soprassalto. L'orologio biologico stava suonando. Era uno
Era ora di farsi una bella doccia e indossare il costume da bagno. Perché mi devo fare la doccia per indossare il costume da bagno? Magari volevi andare in piscina, ci si lava prima di entrare in piscina, sennò sporchi la piscina, tazzona. Mi lavo direttamente in piscina. Lo cloro. Così alzandosi, sbirciò dietro le tendine gialle. Dietro le tendine giallo canarino e pensò: sì, dai, è un'ottima giornata di sole. La mia veste a margherite sul costume ci sarà proprio bene. Poi, senza perdere tempo, si gettò in doccia. Una volta asciugata, stava per uscire dalla camera, ma si soffermò ancora un istante a guardare l'arredamento. Le pareti tappezzate di carta da parati a sfondo verde erba, con motivi floreali, degno di un castello d'epoca. Al centro di fronte al letto c'era un camino, a muro, in pietrisco, con inciso il simbolo di un corvo, un armadio e un comodino in legno di quercia, uno specchio e un televisore al plasma. I sanitari invece erano di un bel blu elettrico. Ah, questo mi piace. Questo mi piace. E poi lui, Billy, che dormiva ancora beato al caldo, decise di non svegliarlo. In cucina trovò Sam e Max, che stavano preparando la colazione a base di pane e Nutella e un buon succo ace. Stavano anche preparando il pranzo per tutti da fare giù al lago. C'era la macedonia di frutta, l'insalata di riso, le polpette, la parmigiana di melanzane, le braciole, il pollo con le patate e anche le paste con i ragazzi. Erano andati a prendere la pasticceria giù in paese. Raga, ma che siamo un esercito che mangiamo così tanto? Sì. Aska, vuoi aiutarmi a portare il pranzo giù al lago? Sam deve svegliare gli altri, deve portare il pallone e altri attrezzi sportivi. Chiese Max nella fretta. Certo, Sam, dia Billy di portare la mia borsa e tutto l'occorrente da spiaggia, rispose intelligentemente Aska. Sam fece un cenno di assenso e proseguì a svegliare tutti. Poi assieme ad Ellie e Juice prese gli attrezzi. Bocce, palloni, pali e rete, pali quelli che prenderei a in fronte perché ce li lancio. Rete da pallavolo, cronometro da segnatempo, eccetera. Iniziarono anch'essi la discesa con l'aggiunta di Viola, Luna, Nyx, Billy, Nick e Casper. Comunque devo fare una correzione. Il nostro Casper inizia con la K. Vabbè, no, è il fantasmino per quello. Sì, però il nostro Casper comunque è con la K. Magari non lo sapeva, però mi fa strano vedere qua C. Un attimo che bevo. Mi sta seccando la gola. Nick. GG epic. GG epic. Nick. Un arancio di Naruto. Un arancio di Naruto? Cioè, mi stai dicendo che c'è l'arancia di Naruto? Billy, uno nero e rosso di Tekken, e Casper, uno di Jujutsu Kaisen. Vabbè, facciamo che Casper lo tengo con la C perché non mi va di correggere poi tutto quanto. E le giro maniche, mentre Viola indossava un vestito bianco con le ghirlande e un paio di infradito con motivi rock. Ellie indossava una camicia hawaiana abbinata al pantaloncino. Juice una t-shirt stile caraibico e pantaloncini azzurri. E Sam indossava la sua attillata camicia da spiaggia bianco, quasi trasparente e di stoffa leggera e il pantaloncino nero. Camminarono con gli scatoloni e le borse da spiaggia in spalla e godendosi il profumo della natura. Ad un tratto Elias andò verso un castagneto per prendere delle castagne. Ma da un cespuglio sbucò: mamma orsa, razza di imbecille! Vieni via, che è pericoloso!
Grido a Casper Elias. Hai fatto la sua voce uguale comunque. Ok, vai Masse. Torna lentamente senza fare movimenti bruschi e fa attenzione. Disse serio Sam, per nulla fiducioso di Elias. Vabbè, povero. Ma Elias, divertito, rispose: ma perché, dai? Guardate, lo accarezzo pure, non fa niente. Sì, proprio niente. Gli è solo invaso il territorio. Interpretazione. Inizia interpretazione, per favore. Non devi leggerla come se stessi morendo. Interpretazione, vai. Su. Vai, sì, proprio niente. Io sono invaso il territorio, rispose Nyx e Luna, e Nick aggiunse: Ma perché dobbiamo sempre salvarlo? Incluse Billy. Ad essere sincero, non sono più preoccupato per mamma orsa. Sono più preoccupato per mamma orsa. Scusa. Allora, aspetta, la rifaccio. Ad essere sincero, sono più preoccupato per mamma orsa. Una volta che Elias ebbe raggiunto di nuovo il gruppo, l'orsa si allontanò ed Elias disse: ma non ha fatto nulla! Ve l'avevo detto! Ma subito Viola lo rimproverò. Chi fa? Masse. Guarda che ti abbiamo appena salvato il culo. Fossi in testa di zitto. E mentre i due battibeccarono, il gruppo si avviò verso il lago. Raggiunta la piena giù al lago con una mini spiaggia. Pineta. Raggiunta la pineta giù al lago con una mini spiaggia, cominciò il divertimento. C'era chi giocava a bocce, chi giocava a pallanuoto. Nuoto. E chi si spalmava la crema all'ombra. Blu che si spalma la crema all'ombra per forza. Poverino, tutto a macchie. Passarono una giornata così, quando d'un tratto il pomeriggio in là sembrò farsi color carbone e calò il silenzio. Poi all'improvviso Alice, profondo nelle acque del lago, si tuffarono Nyx e Max, cercarono di tirarlo su. Ma trovarono molta difficoltà, come se qualcosa lo tirasse giù, finché riuscirono a riportarlo a riva, fortunatamente illeso e cosciente, mentre tutti i preoccupati si avvicinarono ad Elias. Sam prese ad esaminare il lago e nuotando verso il fondo scoprì una grossa rete da pesca e tornarono dagli altri con un sorrisetto. Disse: Masse. Ma vedi un po' tu, si è impigliato in una rete. Nulla di preoccupante, ragazzi. Quando ad un tratto sentirono un urlo disumano proveniente dalla sommità della valle. È questo che hanno sentito. Puttana merda, si sono persi nella valle con questa cosa. Figa, Loch Ness. Dopo che persi, hanno ricevuto l'onda d'urto. No, era il Loch Ness che l'ha tirato giù con quel verso. Hai sentito che roba? Così tanto forte che la bomba. Una bomba atomica gli fa un baffo. Sì, no. È impressionante. Raga, è uscito. Sposta. Ma che è uscito 86. Sono più preoccupato per domani che c'ho la partita. Dai Gabri che andrà bene la partita. Allora che mi giuro sto lacrimando. Capitolo 3. Le anime perse. Terrore, spavento, orrore. Ci si sente come quando si ode un urlo del genere. Oh, è però tempismo perfetto, eh. È proprio preso benissimo sta storia. Con quello che hai appena finito di fare, ti giuro. Neanche a farlo apposta. Di sicuro no. Il gruppo si sentì. Aspetta, prova bene per calmarmi un attimo.
cioè che sputi tutto. Vabbè. E continuo io. Ok. Vado io o no? Se fai l'interpretazione giusta, sì. Va bene. Dopo quello che pareva durante un'eternità, ma che in realtà erano pochi minuti, il gruppo decise di indagare e di controllare su in cima quale fosse la causa. E così camminarono per i ripidi sentieri montuosi ricoperti di ghiande e frutta. Quando arrivarono alla caverna del vecchio sciamano, il cui nome era sconosciuto al più, tanto che era ribattezzato Zio Freddy Crepacuore da Elias. Zio Freddy Crepacuore! Il quale bisogna dire che non grida molto in suo nome. Non gradiva molto il nuovo nome. Che tanto... No, ok, vabbè, non riesco a parlare. Oggi... Ok, torno io. Mi sono ripresa, ragazzi, mi sono ripresa. Dove eri arrivato? 1000 monete, signori. Signori, signore, limoni, signore. Alla parentesi. E la trovarono vuota, anche se addormentandosi sempre di più. Notarono una fonte di luce verde luminescente nel fondo della caverna. Arrivarono a un'ampia area circolare al cui centro c'era un immenso vortice verde da cui sembrava fuoriuscire esseri verdi, fluorescenti simili a fantasmi. Oh, i simili di Casper. Mi sono persa. Tutti intorno. Viene simile a fantasmi. Ah, tutti intorno. Era piena di candele. Scaffali con vecchi libri in carta pecorite. E un libro su un leggio. Leggio. €104 il chilogrammo, grazie. Qui Gabri vende limoni Elias. Quel libro risaliva per qualità. E perché sembrava che fosse nuovo. O forse il proprietario se ne prendeva molta cura? Porca puttana! No, lo voglio tutti insieme, pronti? Al mio tre lo diciamo. Uno, due, tre. Porca puttana! È stato più asincrono. È stata la cosa più asincrona di tutto. Era quello il bello. È più spontaneo così. Va bene, va bene. Hai cattivo. Gridarono tutti all'unisono. Mi fate la clip del disincrono? Qualcuno mi fa la clip del disincrono, però la voglio mettere su TikTok. È troppo bello. E fu così che fu il ban. No, per dire parolacce non ti bannano. Dai, ma è palesemente uno scherzo. Non può essere vero. Ora prendo questo libro e quanto ci scommettete che dentro c'è scritto che è tutto uno scherzo? Rispose Eli con aria divertita. No, fermo! Gridarono Nix e Nick. Voglio un urlo da tutti e due con no fermo, no. Pronti? No. 3, 2, 1. No, no fermo! È stato bellissimo. Sono io, scherzo. Però come ti devo chiamare? Perché scherzo. Ciao, scherzo. La SH me la sono mangiata e ti chiamano scherzo. Sono muti. Sì, lo muto, è secca, lo muto. No. Troppo tardi, appena Eli staccò il libro dal leggio, si scatenò l'inferno. Leggio. Ti mangio l'anima, te lo giuro, sbaglio ancora leggio. Leggio. Scherzo va benissimo, ok, sì, scherzo. Aspetta, devo cercare di fare la mia voce... Per la tua che? Dai. Non riesco a farlo, aspetta. Gli animi iniziano a cadere in frusciate, si sentirono strasversi, il vortice rotto, cercando di andare a proprio portare, le mura si spaccarono e tutto si riempì di nuovo. Il fiamme
Niente più gola. No, no, ce l'ho, tranquillo. Voglio che lo fa Massi urlando. Cos'è che vuoi che faccia? Scappiamo forza, vai, 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 vai. Ma io mi sono perso. Non al punto. Fiamme verdi. Vai, vai. Dillo tu urlando. La tua voce è troppo fredda, tutta spaventata, eh. Vai. Scappiamo forza. Torniamo alla baia e chiudiamoci dentro. Perfetto, no. Disse Sam. E tutti fece come aveva detto. Capitolo 4. Fuga dall'inferno. Uscì dalla caverna, corsero verso la discesa e poi giù per il sentiero. Casper piagnucolò. Voglio la voce piagnucolante, Masse, vai. Fare brutte cose verdi. Non fingerò mai più di essere un fantasma. Vai, Inizia. Aspetta, mi sono perso. Dovevo lasciare di stare dove sta, aspetta. Ok. Sembra proprio che a loro non importi un granché, dato che non ci stanno ancora inseguendo. Madonna, mi sono intrippato. Sembra che tipo avevi il fiatone, però era buona, non era male, perché sembra che avevi il fiatone, come se avessi corsi. Rispose Max con ovvietà. Ogni tanto le anime creavano piccole esplosioni chimiche, che per fortuna non danneggiavano il gruppo. Arrivati alla baia, cercarono di chiudersi dentro, ma non prima che le anime prendessero il possesso del gruppo. Eccetto Billy, Aska e Sam. Quelli colpirono Svelino all'istante, mentre gli altri tre cercarono di scuoterli e risvegliarli, ma nulla. Nulla, e anche Sam cercò di tastare il collo dei suoi amici, ma il battito si faceva sempre più debole per tutti loro. Billy, Sam, e ora che cazzo facciamo? Me lo dite? Proferì Aska impanicata. Vai, Masse. Aska, calma, troveremo un modo. Disse Sam per calmare gli animi. Ma Billy gridò. Il libro! Come non anche. Indicando il vecchio, ma pulito tomo di pelle di color oro. Che giaceva accanto al corpo in termine di Eli. Lo aprirono e lessero quella che furono informazioni fondamentali. Secondo il libro, le anime erano i Lost Souls, le anime prese dall'inferno, e costituivano un potere distruttivo infinito. Miliardi di malvagi sotto forma di anime infernali. Quante pagine ci sono ancora? Aspetta, miliardi? Ok. Miliardi di malvagi sotto forma di anime infernali, immortali, pronte a distruggere tutto, che non potevano entrare nei luoghi ritenuti casa e coloro che avevano aperto il portale. Ma indistruttibili, espitate. E l'unico modo per sconfiggere era rinchiudere il portale con un gesto d'amore profondo. Gaetano mi ha fatto prendere un infarto. No, l'epilogo no, please. La chat 90% sta dormendo. Hai la voce rilassante, continua. Coniugato da una forma amica della stessa specie, il gesto d'amore però avrebbe consumato le anime della coppia. Lo sciamano non poteva farlo e aveva solo contenuto il vortice finché non era stato investito in pieno. Adesso sapevano cosa fare. Si guardarono negli occhi e senza parlare con fretta si avviarono di nuovo al portale. Capitolo 5. Ogni fine è un nuovo inizio. Durante la salita cercarono di evitare le anime. Nessuno dei tre aveva parlato, ma arrivati all'entrata della caverna, Billy chiese se erano sicuri e Aska rispose: porca di quella miseria!
Proprio adesso il bank. Grazie dei bit, Mas. Ah, scherzo, signorina, ma che cosa sta leggendo? Un racconto che mi ha fatto William per il mio compleanno. E l'abbiamo rimandato fino ad adesso. Perché volevamo esserci tutti, ma non riusciamo a essere tutti la stessa serata, quindi chi se l'è perso se lo andrà a vedere. Ma tu fai bang per svegliare la chat, fammi capire. Io faccio bang per far cagare addosso a te, in realtà, la chat. La chat è la chat poco importante. Chiediamo il ripiro. Qualcuno ha il caffè per non dormire. Ah, quindi non è il suo compleanno. No, è già passato da un sacco. Dopo devo dire una cosa, Aska, va bene, Gabri? Tanto manca poco alla fine. È l'unico modo, Billy, per salvare i nostri amici e il mondo intero. E Sam, occupati di lei. Sam rispose con cenno di assenso. Con le lacrime di stizza cominciarono a recitare la formula. Non prima di aver abbracciato Sam e avergli detto di abbracciare tutti da parte loro. Vai, Masse. Ti amo, Billy. Ah no, aspetta, era il contrario. Ha detto sì. Ok, ok. Allora, ti amo, Billy. Ti amo, Aska. Si dissero tra di loro. Che le loro anime unite. Che le loro anime unite. Per sempre, in amore, si rinchiudano in questo portale. Tanti noi demoni all'inferno per l'eternità. Oh. Dai. Dove? È stato un menage a trois. Ritrai. Vai. Che le loro anime unite per sempre in amore. Per sempre in amore. Rinchiudono in questo portale e rimandino i demoni all'inferno per l'eternità. Concluse Sam. Che poi quello che dovrebbe concludere un'altra persona. Sì. Vai, rifallo tu, Nixia, da tanto dovrei concludere nessuno. Sì, visto da loro. Che le loro anime unite per sempre in amore rinchiudano queste parole e rimandino i demoni all'inferno per l'eternità. Dove hai letto parole, scusa? Sam. Era un portale una volta. Questo portale? Che cosa ho detto io? Parole. Vai avanti. Vabbè. Il vortice esplose, risucchiando tutte le anime perse. E si chiuse. E i due spariscono con esso. Epilogo. Questa è la storia di come si sacrifica... l'ultima parola, letteralmente. Epilogo. Questa è la storia di come si sacrificarono i tuoi genitori per salvare eroicamente il mondo. Eri piccola e non ti dicevo nulla. Solo per... Poi ti raccontammo alcune cose. Ho fatto una promessa ai tuoi genitori tempo fa. Non ti abbiamo adottato? Noi ti abbiamo adottato e ti abbiamo cresciuta e protetta. Come avrebbero fatto loro? Adesso sei diventata adulta e meriti di sapere tutto. Sei proprio uguale a tua mamma. Ma gli occhi... Agli occhi di tuo padre. Mi mancavano molto, sai? E forse... Tu mi hai aiutato a superare la perdita. In ogni caso, se stai leggendo questo diario, vuol dire che è arrivato il momento. Buon 18° compleanno, Sally Brown. Ogni riferimento a fatti, nomi e luoghi puramente casuali è frutto dell'immaginazione. Ciao ciao. Addio. Casuale. Ti è piaciuto come ho letto l'ultima parte, dai? Hai detto puramente casuale. Sì. Non è vero. Ho letto tutto giusto. Vabbè. Ragazzi, ma cosa sto vedendo? Sembra la CPU, Aska. Ma in che senso sembra la CPU? Cosa state vedendo? Scusatemi. Cosa hai visto? Cosa avete visto? Yes, hai finito, miracolo. Dai, in circa tre quarti d'ora... Sì, ma perché tra risatine, schiamazzi e cagate... E dislessia. E dislessia. Certo. Momo, posso... Aspetta. Ah. Un attimo. Perché è entrata una persona, sono uscite altre. Sono state 25 persone. Me lo dedico. Però... No, io ragazzi, un attimo che... Metto un attimino gli audio perché sennò diventa un casino, perché devo controllare. Wow, ciao! Boh, ti sei perso tutto il racconto. Ho letto tutto questo racconto scritto da Guglielmo. Non ci credo che è appena entrato lui.
Chi è? Mi sei chiusa la live, non so come. Rutti no. Come no, Rutti? Ma i Rutti sono una parte forte di Aska. Io sono pronto. Ma aspetta, vuoi... ma eri ado su TikTok? Sì, sì, cosa è successo? Allora, ho letto tutto questo racconto e ora lo rileggi? No, ci abbiamo messo un'ora a leggerlo. 45 minuti. 45 minuti a leggerlo. Poi, sai che c'è? Faccio una cosa. Quando finisco la live, prendo tutto la roba di quando l'abbiamo letto e magari lo carico da qualche parte. Oscuri, tipo tu arrivi al momento giusto. Cioè, ragazzi, sei venuti proprio a fagiolo quando io ho letto il racconto. Ma chi è Botek? Botek, non posso rileggerlo, ci ho messo un quarto d'ora. Al massimo, ho ancora solo 5 euro. Poi ci sta pure Elias che lo riscrive da... Dica, dica, tutto calcolato. Rileggi. Posso dirti una cosa? Dimmi, Gabri. Mi si erano addormentati. Ma si erano addormentati. Sì, c'è gente che in chat che si è addormentata una certa. Bello il nuovo video, ma quale? Svegliamoli. Ma tu sotto la Coca-Cola. Stavo bevendo la Coca-Cola. Sì, c'è il canale di S apposta per le storie. Lo posso lo mandiamo lì. Ma quasi quasi lo mando lì. And singing prim pam pa prim pam pa prim pam pa pum. Dello slime. Ah. Mi piace. Oh, Capri. Grazie mille per la sub. Grazie mille. Pure il bacino. Allora, adesso che tu hai la sub, puoi fare tante belle cosine. Parlare quando giochiamo. Hai il ruolo sub su Discord, se colleghi Discord a Discord a Twitch, ti verrà dato il ruolo sub, perché io manualmente non lo posso mettere, dovete collegare voi l'account. Che spavento, sono saltato in aria. Hai fatto saltare Botek, te lo dicevo che ti facevo un regalo, grazie Gabri. Oh, dovevo svegliare la chat, erano il 90% che dormivano. Con quale voce? Cosa? Che spiego cosa serve la sub? Io posso cambiare la mia voce a mio piacimento, come un po' c'è, come un po' più giù. Ti è piaciuto? Vai, spiegaci la lore, spiegaci questo racconto, questa tua storia, che... Anche che magari come te lo sei sognato. Allora, perché vuoi capire come ti è uscito fuori tutto questo racconto. Allora, io ho stato un attimo da battere il volume. Sto piangendo per moderare, giustamente. Come vedete io sono... Vabbè, tu lo, voi lo vedete che state qua invocato. Ho attivato la cam perché questa camicia, la famosa camicia attillata alla spiaggia. Allora, aspetta, aspetta un attimo, posso entrare con voi? No, adesso no, Gabri, quando giochiamo faccio entrare le persone in vocale. Ora stiamo qui perché ci sono, vabbè, Ninxia che è Ninxia, Masse che è sempre Masse, perché sono persone che conosco da molto più tempo che iniziassi a streamare. Mi aiutano anche con le stream. E vabbè, Guglielmo è TikTok mod. Vai, raccontaci il perché di questo racconto, il come ti è uscito... Che ti sei fumato per farlo uscire? Si scherza, ovviamente si scherza. Un nuovo monologo con questa cam e questa camicia che solo voi potete vedere, che è una camicia attillata. Viaggia. Sarei tentata di metterti in live mentre spieghi. Mi metto la tua cam. Ma tranquilla, puoi anche farmi vedere in live, quindi non è un problema. Ah, posso farti vedere? Sono adulto e vaccinato, non è mai un problema. Ok, allora aspetta un attimo, dammi un attimo che ti metto subito in live. Nudo, ho la camicia. Ah sì, perché c'è la camicetta, dico, tutto bello raffinato qui, tutto bello sistemato. Che faccio? Non lo metto in live. Aspetta che c'ho il volume sul basso. Ok, ti si dovrebbe vedere, ma ti si vede tipo full screen assurdo. Quindi, allora, aspetta, dovrei fare una cosa. Ok, allora, questo l'ho fatto. Dovresti separare Discord da
Discord. Sì, infatti, gli autografi dovete chiedere a Aska, non me. Gli autografi. Secondo me era rabo quel giorno. Posso anche una foto con lui? Vuoi farti una foto con lui? Va bene, ti puoi fare una foto con lo scrittore qua. Allora, aspetta che... Non mi fa separare, non so perché. Allora, cancello direttamente questa. Guglielmo zio, per la prossima volta che vuoi attivare la cam, avvisami, ti dico, guarda, scaricati tiki-paka-tiki-piki-piti-piti-piti. E lo scarichi e fai. Se volete mi scarica OBS direttamente, perché cazzo è... No, non ti serve OBS, ti serve... Ok, ce l'ho fatta, ci sei. Allora, ci sei. Mi serve TeamSpeak, non lo so. Metto full screen proprio così. Madonna, troppo grande ti ho fatto. Allora, ti devo ritagliare? No, basta che devo... Nascondi i membri, ok? Oh, la cam di Guglielmo, ragazzi, abbiamo una cam qui. Abbiamo una cam. La prima cam del canale. Sì, la prima cam del canale. Allora, la devo mettere anche su TikTok. Va bene, Elias. Adesso mancano i PNG mio e di Ninxia. Siamo... Sì, sì, siamo proprio a cavallo. Con... Piccione. Il tuo piccione. Sì, esatto, manca il piccione. Ma vuoi tenere come sfondo la... Allora sì. Quando posso? Sì, sì. Sì, sì, aspetta un secondo che ti metto anche su TikTok per motivi, vabbè, che ti vogliono vedere anche lì. Ti metto al posto sopra il racconto, voi su TikTok vedete il suo bel faccione. Io sto col pigiama, che uomo. Bravo, lode per quest'uomo, vai. Siamo? Sì, vai, vai, ci siamo. Hai detto che diciamo a sentirti leggere, detto che vabbè, hai una bella voce, ma avrei voluto leggerlo io, perché per come hai veramente distrutto e massacrato alcuni termini, io credo che sapevo che l'avrebbe detto. Dante Alighieri si stia rotolando. Dante Alighieri si sta rotolando dentro la sua stessa tomba, palesemente, per come ho letto sta roba. Però comunque sia. Allora, io questa roba in realtà voi non lo sapete, è partita da mesi e mesi. Aspetta, perché ti si sente? Ti si sente bassissimo. Non okay. Lo so. Fatto, vai. Ok, è partita da mesi, mesi, mesi e mesi prima. Questo per quale motivo? Perché io già stavo pensando da quando più o meno è stato nato. Stavo pensando, ho detto, sai che voglio fare qualcosa che magari, ecco, noi scrittori, a me, sì, come dico, da lungo, non abbassare la voce, che sennò non ti si sente. Dico, mia mamma scrive tante poesie, racconti, quindi diciamo, noi scrittori le cose le scriviamo molti mesi prima, diciamo, non proprio prevedendo quello che accade, ma comunque, diciamo che sapendo che in un caso potrebbe andare come la pensi, e allora è meglio prepararsi per il concetto di scrivere il racconto. E io ho detto, ok, ci devo pensare, perché la prima fase è quella di pensarci per mesi, per settimane. Hai la faccia da scrittore, dice Botek. Infatti, bisogna trovare l'ispirazione giusta, perché non è che tu racconto lo scrivi e basta. Se tu scrivi una parte perché c'è l'ispirazione quel giorno, poi, ecco, vedi, interrompi, passa un po' di tempo, ti viene un'altra ispirazione e continui a scrivere tutto ciò. Ora, non è stato proprio facile farlo, perché non è che io conoscessi proprio a fondo, ecco, conoscevo abbastanza di quello che mi serviva di Aska, di Nixia, forse anche di Mass. Effettivamente, ecco, non ci potevo mettere comunque la dolce metà di Mass, perché non conoscendo non potevo metterla. Avevo tratti distintivi, non sarebbe stato, secondo me, né giusto né... Aspetta, di lor mia. La tua amorosa, Chiara. Ah, ok, vabbè. Non è sicuramente un dramma, penso. È stato già apprezzato il fatto di aver messo anche semplicemente il nome... o comunque una citazione in qualche modo mia o di chi comunque sta vicino a te o ad Aska. È già apprezzato quello, ecco.
Begli occhiali, dice Botek. Però occhiali da vista. La vista è da 18 e mezzo e 7 e mezzo. Grazie. Allora, partendo dal racconto, io ho immaginato che fosse in Norvegia, perché Massa, diciamo, è quello un po' più, come dire, elaborato nella vita, ok? Ho immaginato che lui, tipo, il lavoro, tutto, cioè, si trasferisse in Norvegia, perché la Norvegia è, diciamo, è fatta di montagne, quindi la baia ci rientra, ma ha uno splendido, come dire, la Norvegia ti dà pace, ha dei paesaggi meravigliosi, da lì puoi vedere, come dire, anche, e voi non lo sapete, l'aurora o comunque altri tipi di fenomeni naturali nel cielo molto molto belli, anche perché da lì ci sono molte torri di osservazioni dello spazio. Ecco. Non a caso, tra la Norvegia e la Finlandia ci sono anche molte stazioni di osservazione NASA. Poi ovviamente va a descrivere, perché si deve descrivere, cioè, raga, tenete presente come Manzoni nei Promessi Sposi la prima cosa che fa è descrivere in un modo che non è nemmeno noioso, ma è bellissimo, è il lago di Como e tutta l'ambientazione, giustamente, perché se no uno capisce poco del racconto, e se no sembra tutto così spoglio, no? Io lo metto full screen a Guglielmo adesso, guarda, su TikTok sta full screen, raga. Una spiegazione di queste cose qui. Poi diciamo che per quanto riguarda i personaggi, ecco, una cosa che riguarda i personaggi è che io li ho strutturati proprio in base a come dovrebbero essere, perché sappiamo che Elias è quel tipo di persona, sappiamo che strutturandolo così e basando, diciamo, le battute degli altri su questo, forse è un racconto semplice, quindi, verrebbe divertente, diciamo, la comunicazione. Sembra che c'entri tutto. Quindi diciamo che va tutto molto bene. Poi vi può sembrare che io mi sia messo in primo piano, ma in realtà non è così, perché non è quello che faccio, è che, diciamo, tutto questo era basato solo sul funzionamento del ruolo che avevo alla fine, dato che sono l'unica persona di questa community che se ne intende di religione. Ecco perché alla fine io, diciamo che ho recitato quella parte essenziale del rituale. Però ho voluto metterci alcune cose divertenti, perché deve essere una cosa divertente, proprio, sai, deve essere quella cosa che non comincia subito con un horror, con spavento, deve cominciare con una lore, con una costruzione. Ad esempio c'è, che ne so, la scena di Elias con l'orso, Violet ed Elias, proprio per ricordare una cosa che tutti sappiamo, e io sono così. C'è Masse che, diciamo, quello un po' che tiene le redini, no? Che fa le cose, decide le cose, quindi si vede molto, Cosa che faccio no? io? Quindi le Che cosa è redini. successo? È Hanno scritto. perso. Bro, mi ha scritto. Guardando TikTok. E gli è capitato la live e mi ha detto: ma che ci fa Guglielmo? Mi sono ritrovato Guglielmo full screen. In 4K gli ho fatto lo jumpscare. Hai fatto un gesto blu. Quello rimasto. Scusa per l'interruzione. No, dice Massa, un po' quello che tiene le redini, quello che, diciamo, cerca di fare da guida, diciamo, un Ah! po' funzionale, Mi sono che spaventata. lui adesso. Aspetta, non si sente niente, non si sente niente. C'è il sound È alert onorevole di Elias. questo. No, che sorge un esorcismo anche qui. Lascialo finire, mi interessa quello che dice. Vai, vai, continua, continua. Quindi diciamo che
Ogni personaggio è strutturato a modo, c'è Casper che effettivamente gioca il leone, è fatto così, pur il fatto che anche ultimamente magari non c'è, però io è che posso prevedere le cose. Ci stanno vari personaggi, Billy, ok, ho chiamato Billy, ecco adesso vi dico perché i personaggi li ho chiamati in questo modo, perché è la cosa più bella e interessante. Cominciamo da Billy, che è blu, che non lo avesse capito. L'ho chiamato Billy. Perché diciamo, no, mi ricorda, non so perché, ma in qualche modo pensando a lui ho detto, cioè, se devo prendere i nomi, ok, magari devo dare dei nomi anche che possono essere basati su qualcosa, qualcuno, ho detto che okay, blu, mi dà tanto di Billie Eilish. Brusi da tanti Yes. bialici. Che Quindi niente, il nome è Billy Brown. se. Brown. Niente, Blu è diventato Billie Eilish. Mi piace. Voodoo 10. Brown che è un ottimo cognome, effettivamente, Brown, perché voi immaginate la cosa simpatica, Blue Brown, cioè blu marrone, una cosa molto. Allora, Brown, ok. E Massimo, ho chiamato Massimo Murena, però attenzione, attenzione, qua c'è una cosa molto importante. Massimo Murena. Diciamo un militare della resistenza italiana in Sirius M4, uno dei più grandi generali della resistenza italiana in Sirius M, che in parte è ambientato in Italia, quarto, e diciamo in questa invasione aliena, il militare che tutti diciamo adorano perché ha fatto resistere diciamo l'Italia, ha inventato il mega Mac robot del Papa, chiamato il Papa Mobile Robot. Papa mobile, però ti prego, mi fa morire Cioè, da ridere, cioè come fai a chiedermi di non ridere se mi dici sì. Posso Papa? cercarlo? Mi dai un attimo che lo cerco. Cerca Massimo Murena 654. Grande Papa mobile. personaggio. Per questo c'è, capito? Massimo Murena, cioè, Massimo. Poi c'è Stanix, che effettivamente non so proprio come chiamare, ma sa che Nix non è proprio male, cioè simpatico come nome. Ti ho dato il tuo carattere, perché tu hai quel carattere anche un po' cinico, modo di parlare, proprio quella cosa di dire proprio, no, ma tranquillo, non è quello, cioè, semplicemente gli stai invadendo il territorio, cioè proprio sai, quella cosa, quella dark humor, sai, no, quella humor da presa per il culo. Sì, c'è. Sì, è vero. Sarcasmo, è proprio tono sarcastico. Sarcastico, sì, è vero, concordo. Sei sarcastico? Sì, Inutile molto che non mi. spesso. Grazie. Non so come prenderlo, se No, prenderlo come un insulto o no. non è un Non è un insulto. insulto. Non è un insulto. Ok. È un modo È una cosa che adoro di te. Hai Tutte le visto? cose che ho messo di voi sono No. cose che adoro di voi. Anche il fatto che Elias sia quello da bullizzare è una cosa che è vero di lui. Questo penso che Poverino, l'abbia però è detta detto così proprio. E io sei quello da bullizzare. Manca a tu. fa così, però. Manca a Lui lo fa chiamo così, Ben di porello. solito. Ma lui lo chiamo Ben, lui lo sa, non preoccupiamo più le Ma si mi ha fatto dite. saltare dalla sedia. Comunque, ragazzi, allora. E poi diciamo che Luna e Moon, perché diciamo, ho fatto la traduzione, mi è stata suggerita diciamo da più che altro da Casper, che ha detto sai che ma perché non c'è cioè, fai è carina la traduzione, io poi non ci ho pensato, no? Ho detto dai, qual è la cosa bella? Questa traduzione di Moon. Okay. E il nome di Aska, il nome vero di Aska, formano, diciamo, quella che è, ecco, la vera immagine della luna, cioè la luna piatta, la luna più bella. Quindi, Luna proviamo, bianca. chiamiamola luna. Perché la luna è bianca di per sé, non ha illuminazione di per sé, ecco. E niente, poi Sam Stone, vabbè. Lo dico fa, Sam Stone è il nome del protagonista del mio videogioco preferito, che è appunto Sirius Sam, si chiama Sirius Sam Stone. Tutto.
E c'è Asca, c'è Bago, chiamata Viola, giustamente. Che bel nome italiano, Viola. Da anche magari se hai proprio da tentata popolircia, o quindi incazzati proprio incazzosa, perché Viola proprio ti dà di questo, Allora, Oscuri ti proprio di dice, più che vibe. bianca la luna è sul grigio, poi diventa bianca perché solo ci punta sopra. No, in realtà non, cioè, a te sembra grigia, ma è bianca perché è fatta di ghiaccio su cui alcune parti della luna, non voglio dilungarmi troppo, ecco, su alcune parti della luna dovete sapere che veramente per miliardi e miliardi di anni non ci ha mai battuto il sole. E questo si dice bianca, perché cioè, è ghiaccio, Ghiaccio. è per sé. Ghiaccio a uno stato che non avete idea. Quando il sole, diciamo, gli punta Vabbè, sì, questo l'abbiamo nell'illuminazione capito. più grande, più Vabbè, voglio dare una paolo tipo arancione. spiegazione. Io ero interessata alla spiegazione della lore tutto. Mi stava E... prendendo con la spiegazione. Guglielmo, ho una domanda. Posso alzare la mano? Sì, dimmi. Alza la manina. Mi sono perso il... A chi rappresenta Sam Stone? Sam Stone, che sarei io, è il personaggio, il protagonista del mio videogioco preferito, che è uno spazio, tutto la stagione di un metro, pari miliardi e miliardi di mostri, Ok. letteralmente, e che si chiama appunto Sirius Sam Stone. Ah, ok. Quindi, anche perché Sam in realtà era uno dei miei primi nick su Discord, il mio primo nick era DarkDoom97 e poi cambiò in Sam. E niente, quindi ero proprio così, prima di essere lui. Ok, Scusa se interrompo un attimo. Bella tutta sta lore sui nomi, Botek dice. E tra l'altro Massa hai fatto saltare in aria anche Botek perché dice allora. Perché ancora? Sono saltato di nuovo. Basta, neanche basta. Ero concentrato su cosa diceva e proprio sono saltato in aria. Cioè è saltato più lui che io praticamente. in realtà il bang io lo faccio per lei, perché deve svegliarsi ogni tanto, visto che la sento fare tic-tic-tic con la tastiera, deve svegliarsi. Quindi le faccio fare bang, così si reffa per quei 2 minuti e poi col tempo gliene sparo un altro. Per quello. Diciamo Senti, che senti che la roba, Cristian. storia. Scusa, Però scusa, sembra che tu abbia continua. veramente la tastiera di Windows XP. È una tastiera Sì, la tastiera meccanica. quella d'ufficio Ma è una di tastiera 20 anni meccanica fa. che fa rumore. Quella con i tasti di quello veneto su YouTube che inizia a fare il mio cugino di 8 anni, gioca meglio di No. voi che ci batte tutti. Ma è normale. No, per favore basta spari, dice Botek. Poi ragazzi, allora io vi devo dire due cose principalmente. La storia è una storia basata, magari qualcuno avrà notato, ho preso anche un pochino spunto, ecco, fatta sul modello del gioco Until Dawn, proprio perché volevo creare un qualcosa di divertente, ovviamente, totalmente diverso, perché in realtà non vado a copiare. Però, Aska, e qui magari mi bestemmerai contro, io sapevo che la storia l'avresti letta. So che Che tu hai cosa? molti al botto. Molti? E so che tu hai molte difficoltà a leggere, avresti storpiato in un modo assurdo, io non, ma sapevo anche quando l'avresti letta, c'era Masse con te ad ascoltarti che sicuramente non avrebbe sopportato che tu storpiassi quei termini, e quindi io che sono il più bastardo dei bastardi, perché sono cresciuto con bastardi dentro. Ho deciso apposta di mettere dei termini aulici ricercati che diciamo usano gli scrittori, ma che non si usano più, proprio perché volevo vedere le tue reazioni. Quindi è Sì, ok, ma stato un. Leggio non è aulico, ma lei l'ha sminchiato comunque. Cioè, Leggio, leggio, puttana merda, ti mangio l'anima la prossima volta che dici Leggio invece che leggio. Ma io ho visto cose che. Veramente, io penso che cos'è una Kodak, la primissima macchina fotografica tra gli anni 90 e 2000 che funzionasse veramente digitale, ecco, se vogliamo.
Non ti piace la musica epica che ti ho messo? Io non la sento perché ho il botto mutato. Perché ti ricordo che tu qualche settimana fa sei entrata in vocale mentre ero con Elias e mi hai messo il botto a tutto volume. Ragazzi, segnatevelo perché queste sono cose che farò anche a voi quando vi becco in vocale, sappiatelo. Vero, l'editore l'hai fatto contro Aska. Boh, te lo danno a copyright music. Ho cercato una copyright music e mi è uscita la musica epica. No, non guarda, ho più. Avrei preferito quella di sottofondo di Interstellar, però vabbè. Volevo dire? Sembra di stare suppostamente. C'è la gamba, Kodak. Aspetta, Kodak, come fanno a sapere che cos'è? Una macchina fotografica. È proprio. La mia cultura ha un limite. Non lo varco io quel limite. In grammatica non in italiano, magari. Ma neanche lei. Aspetta, cioè, come fa? Ah, mi è partito. Come faccio cosa? Io sono giovane. Ah. Poi c'è una cosa, io mi devo, cioè, sui personaggi, scusa. Mi ricorda Alberto Angela questa canzone con la sua voce. Exorcizamus Dei e le mine chite vive. Perché penso che lui sta per piangere? Perché pensano che tu stai per piangere? Mi stai mettendo in luce, proprio letteralmente. Apriamo la busta. Meno male che ho messo come roba Just Chatty. Pensavo ci avrebbe messo meno. Dai raga, musica no copyright. E si va. Basta scappare a finire. Sì, scusa Botec. Vai Guglielmo. Vai a suon di musica allegra. Allora, Ellie e Sally. Ok. Quella che Sally, che nella tua figlia spero che cresca molto meglio di te. Sono, diciamo, due personaggi di un videogioco di Google Stadia dei tempi in cui, diciamo, c'era il Covid, che è un videogioco basato sul bullismo di questa ragazzina che a un certo punto viene scaraventata giù da un burrone dai bulli mentre sta in bicicletta e niente, si ritrova in una città parallela alla sua città con tipo dei demoni con la faccia contraria e che hanno, diciamo, parallelismo con i bulli, e c'è sua cugina che era sparita da tanto tempo, che si nasconde, diciamo, nella scuola. C'è tutta una lore, diciamo, la cugina odia Sally perché Sally non l'ha protetta, non l'ha giustificata, non l'ha aiutata a giustificare i bulli, cioè, diciamo che. E sono due personaggi veramente fatti molto bene, per questo ho voluto prendere Emily e, cioè no scusate, non Sally e quell'altra è Emily, ho voluto prendere Sally, ho detto ok, ha detto questo nome è molto bello, lì questo nome dai cosa l'ho preso? Facile, no? Chi è Ellie? Sapete Ellie, in realtà sarebbe Ellie. Sapete chi è Ellie? Se avete giocato a The Last of Us, sapete chi è Ellie? Ecco perché io non ho altro da dire. Che c'è un tributo a quel personaggio, ci vuole. Alberto Angel. Sì, è Modek. Allora, Montin, noi prima abbiamo letto un racconto che ha scritto Guglielmo e quindi gli stiamo dedicando anche il fatto di parlare, allora. Un secondo, posso leggere la chat perché stanno scrivendo troppo. Qualcuno può banare Elias? No. Sono due le cose. O c'è una cotta per te, oppure vieni da piangere perché ti vuole troppo bene. Penso più la seconda. Ma è la trama di Azbin Hotel. Non mi sembra. Ragazzi, non è che tutti gli hanno fatto il regalo. Questo è il suo regalo di compleanno per me. In ritardo. Cioè, l'abbiamo letto in ritardo. Ma quella è My Fault. Perché l'unica donna che io abbia mai amato davvero nella mia vita, a parte le mie ex, è Pamela Anderson. Comunque,
Comunque, ragazzi, diciotto. Aska, ecco, tu non hai storpiato solo il termine che ha detto Masse, tu hai storpiato più volte il nome Giosuè, tu l'hai detto Giuseppe, come fai a confondere che c'è anche l'accento? Come fai a dire Sono Giuseppe che è il nostro nome? rumena. Ma non è Giuseppe il problema, è proprio che ha missato una cosa come due lettere. Almeno, io so, leggilo, se tu lo leggi prima e dici, ok, Gesù, ok, magari è tradotto nel nome di colui a cui appartiene il nome, Un secondo, Guillermo, però qui chiedono una cosa. Dove posso leggerlo poi? Vuoi leggere il racconto poi? Allora, se vuoi vederlo poi letto, farò una mega clip e lo pubblico sul server Discord e pubblicherò anche il racconto, sempre se Guillermo è d'accordo. pubblicare il racconto, ovviamente senza, diciamo, l'accesso a Google Drive, che dobbiamo avere solamente noi, diciamo. Sì, magari mando Sta. solo gli screen, ecco. Aska, hai Sì, tante difficoltà, ma assolutamente. io sono DSA. Penso che sono anche un po' dislessica. Infatti, poi se devi mandare agli altri, comunque basta che li aggiungi per email. Tu sei edito, li aggiungi per email, Mas e compagnia bella al, diciamo, Ciao, conto su Juver. Google Drive e tutto. E aspettate, perché mo sto riguardando un po' tutto velocemente. Io ho la fortuna di leggere velocemente, tanto che vi No, ma mostro una allora, cosa. anch'io posso leggere velocemente, ma a mente, se io leggo ad alta voce storpio, se leggo a mente non storpio niente, leggo perfettamente. Come Se funziona leggi non lo so. velocemente, comunque sono. Ma io vi mostro una cosa. Questo libro, uno dei miei preferiti, non prendetemi in giro, di Jesse Jacobs, punta in teoria per più 300 pagine, no? Questo libro io me lo sono finito in 2 giorni, o meglio, una giornata intera e una mattina. Come fai a finirti i libri in un giorno? Mi sveli il tuo segreto. Ci metto mesi a finirli. Semplicemente, siccome io ho una memoria eidetica, ok, quando io leggo velocemente, okay, ma super velocemente, comunque capisco tutto quello che ho letto, quindi io leggo con una velocità, una rapidità incredibile, ma mi medesimo lo stesso, perché appunto ogni cosa che leggo mi rimane in mente, appunto, questa è la memoria dei denti. Questa era una dedica. Era un ringraziamento. Anche Come si chiama il libro? il mio. Che volevi dire? Aska, la chat sta mezza litigando. Non stanno litigando, si stanno prendendo in giro per conto loro. No, il libro no, ma il libro è un'altra cosa, il libro di Jessica Fletcher, che leggo sempre i libri di Jessica Fletcher, il signore in giallo, sono bellissimi. Tornando al racconto, perché adesso io devo un attimino riprendere, vabbè, Dai, devo così prendere andiamo su pietà, e inscription, tu? su, su. Così andiamo su inscription. Allora, adesso arriviamo alle cose un po' più salienti. Capisco che tu non abbia saputo dire il nome, ma rinuncia a dire il nome di quel vino, perché è un'eresia dirlo male. Scusami, no. Aspetta, guarda Ma come lo dico io. io ti dico, Un Allora, Château d'Avignon. Un Château d'Avignon. Vuoi vedere, vuoi sapere come vedevo le lettere? Le vedevo ballare la samba. E non sono di dislessica. Io comunque parlo con te che non sai nemmeno di dove originare il pianto, quindi. Ma fino a che ora fai live? Ma penso fino anche a mezzanotte. Sì, fino a mezzanotte stiamo perché. Poi c'è una cosa che ti voglio dire, Aska, non è che se si chiama sugo di lepre, c'è cioè la lepre, è un modo di dire, perché è un sugo, diciamo, un po' alla boscaiola, non è che c'è la lepre dentro. Ma io stavo leggendo veloce, ci mettevo 80 anni e poi ho provato a fare del mio meglio. Scusatemi. Non è che le penne alla puttanesca ci sta qualcuno dentro, cioè, tu Ma che ne so se passano io? le penne al coglione ci stai via. Comunque sai che sei diventato Alberto Angela? Riesco Piero anche. C'ho anche il libro di Piero.
Vabbè, sei diventato Piero. Magari non del brulo elettrico perché so Anska che... Ecco, se sei dai del brulo elettrico, io perché so una cosa di te, perché la rosa non piace. Questo messo il brulo elettrico. Perché a me piace il brulo elettrico, quindi... il televisore... No, Max che va a prendere le paste in paese. E per genere come si fa vabbè questa è tutta roba particolare va bene e nulla di altro freddi che le fa cuore vabbè qua lei hai citato una parte Aska leggendo e, cioè non hai finito di leggere ecco zio freddi che le fa cuore ok e dice il quale bisogna dire che non gradiva molto il nuovo nome e tu l'hai saltato tanto che prendeva sempre a bastonate Elias quando lo chiamava così. Come fai a saltare una parte del genere? Ma è perché la stava leggendo Nyxia. Ho detto ad Aska, guarda che siamo arrivati alla parentesi. Lei ha capito dopo la parentesi, però. Quello è il problema. Ma io vabbè, la collezione di Rosso Ule, perché sono i fantasmi di anime persi di Doom. Okay, queste testoline elettriche che appunto si chiamano Lost e quindi lui è il moderatore di TikTok? Sì, è lui il moderatore. Sì. Aska ha delle difficoltà, lo so che ha delle difficoltà, ce l'ho di più in matematica però. Una cosa. Quando io ho fatto l'epilogo, ecco, io ho fatto il twist nell'epilogo, cioè quello era un twist. Il fatto che in realtà appunto fosse un diario, ecco che si chiama diario di Samstone, perché il diario è quella che era tua figlia, che poi noi abbiamo adottato via la mia personalità, e abbiamo cresciuto e poi cioè, per il diciottesimo anno io ho scritto il libro e niente, in realtà doveva essere un'altra frase alla fine che io però poi non ho scritto, che era un diciottesimo compleanno di Brown. E trovi questo libro vuol dire che io sono di là a vedere la partita muoviti che stai insieme. Questa è la parola di me. E niente, era un twist. È come che per Sally Brown, quella è la vostra figlia, uguale a voi e tutto. Un racconto molto bello, è un racconto che ho fatto per voi perché c'è bisogno quando si entra in una famiglia. Fare qualcosa, non bisogna sempre aspettare che lo fanno gli altri, anche perché se aspetti non arriva mai il momento, questo lo sappiamo. Perché Aska è una persona che è una minchia che dice ti apre un mondo, allora se ti apre un mondo, il mondo lo devi raffigurare per lei prendendo tutta la bellezza del mondo e imprintando come ti usa in linguaggio informatico imprintandola un peso o drive un peso cioè. Mi sono spaventata, mi si è accesa la play. A me mi si è morto un'anta dell'armadio a caso. Non ci sta Casper nell'armadio. Probabile. Casper, lo sai che c'ho il bastone da baseball in casa? Perché c'ho il casco da hockey, quello fa male. Da hockey, da football, quello fa male. Lo faccio. Allora, posso andare un attimo in bagno, però tu continui a parlare che sono molto interessati qui. Posso dire una cosa certa che puoi dire, Monty? Dimmi tutto. Io ne mentre vado in bagno. Sono aperto alle domande perché ho finito di parlare. Però un po' mi sto addormentando come parla. E niente. Lo so. Io ho fatto questa cosa per Master. Ora vorrei leggere il testo, sembra la mia prof di italiano. Allora, Botek, vieni su Twitch che c'è il testo in dietro. Ora metterò
Se si possono scaricare magari gli screen o le foto, sarebbe perfetto. Comunque poi l'ho fatto, diciamo, anche per gli altri, per Massimo, qui non ho Non proprio so che tutta però. Io quella, beh, non parliamo spesso, vado in bagno, torno però subito. cioè, mi sentivo di dargli un ruolo bello perché volevo, sai, quando colmi, diciamo, tutta questa mancanza che senti per una persona con cui magari ti confronti, parli, l'abbiamo fatto il tema effettivamente. E se ti ricordi anche mesi fa, Sì, mi è ricordo. tutto, sai che c'è. Invece di essere sempre là, colmiamo questa mancanza facendo un qualcosa di più. Da parte mia ti Chissà, posso chissà. assicurare che è stato molto apprezzato. Non so. Anche perché tu sei il tipo che se non apprezzi non aspetti di certo asca, prendi come minimo banni, ma il Nixer, nel senso, cioè io pure il Nixer, cioè, che ho avuto anche modo di conoscerlo molto, cioè ho avuto modo di conoscerti molto meglio in questo periodo. E tutto quando facevi le live, eccetera. E detto, diciamo che, ecco, io devo, sono arrivato un po' tutti quanti voi. Mi sento in colpa se non riesco a fare qualcosa per, non lo so, un bello, qualcosa che mi faccia sentire apprezzati, soprattutto ragazzi come me, quindi cioè, se avete bisogno anche voi ogni tanto di queste cose. No, oh, vabbè, ma sentirsi in dovere non è sicuramente quello il senso, oh, non era sicuramente sentirsi in dovere quello che dovevi, il motivo per cui dovevi farlo. Dovere, perché lo Però sentivo dire. Io ci sta, una cosa comunque. stupenda, anch'io faccio così generalmente, se, anche se una persona semplicemente è presente, se una persona c'è, se una persona sta vicino o altro, è giusto voler stargli vicino in qualche modo e cercare di ripagare in qualche modo quella persona. È Sentire una giusto. persona che non è che. Ragazzuoli miei belli, rieccomi. Buonasera. Ecco, io sono un tipo di persona, continuando, che non, cioè, non è che parlo di altri, sono maschi, quindi non deve mostrare di voler bene, non deve essere di dolce, ma c'entra un cazzo, io sono dolce, punto. Eppure ha dei limiti che io voglio bene, dicendo che lo voglio. Comunque, a parte gli scherzi, comunque io voglio bene, perché Io pure effettivamente, riesco, cioè, voglio bene, però non lo l'essere. dimostro. Tu non lo dimostri a nessuno praticamente. Non è vero, a me se l'ho dimostrato. Kiss. Se in momenti si ammazzava per Vi faccio, visto che siete in salutare. tanti e ci sei anche tu, Guillermo. Allora, io dimostro poco affetto. Io in realtà voglio bene anche ai miei fan, ai miei follower, cioè vi voglio bene, pure quelli che sono venuti ieri, per esempio Botek o Montin. Non sembra, però per me siete davvero importanti. Masse è una di quelle poche persone a cui dimostro affetto. E il fatto è che quando lui ha varcato il portone di casa mia, perché è andato mio nonno a prendere la stazione mentre io stavo finendo di prepararmi. Grazie mille per il follow su Twitch, Botek, benvenuto. Allora, io esco dalla camera di mia nonna, che era in fondo al corridoio. Casco con il tacco, c'era Blu dietro di me, che mi stava raccogliendo da per terra. Mi rialzo. Prendo la rincorsa tipo i corridori, no? Neanche mi sono alzata, ma ho iniziato a correre. Inizio a correre e urlo: Masse! E sono volata addosso a Masse. Praticamente per la sua famiglia è stato più apprezzato il fatto che io sia venuto da Venezia a Roma piuttosto che il regalo in sé. E qui la cosa bella, cioè il vero regalo di un amico è la presenza di essa. Tu devi capire che Masse si è ritrovato stonanetto, coi tacchetti,
con un vestito lunghissimo che ha cominciato a correre nella sua direzione. Cioè lui penso che appena ha aperto la porta si è visto un nanetto per terra che dopo 3 secondi si è ritrovato in braccio. Sì, no, io ho sentito soltanto un tonfo. Ho visto tutti in fondo ragurmati su questa persona per terra. No, era solo blu. Sono accorto del vestito ed eri tu. No, era solo blu quello vicino a me. Gli altri stavano in cucina. Ah, c'erano altre persone in corridoio. Ah, vabbè, sì, è vero. Più avanti. Poi ti sei ritrovato un anetto addosso. Racconta no, l'esperienza di trovarsi un anno addosso. È una bella cosa. Per me è stato stupendo. Per me è stato stupendo soltanto perché appunto erano quanti anni che volevo venire? Tre? Due, tre che volevamo sì, vederci. Sì, due, tre. Benvenuto, vabbè, esistevo già, ma grazie. Aska, guarda, mi ha cambiato il nome, ha funzionato dopo 2 anni. Grande. Tutti hanno una propria storia qui. Sì, ma noi stiamo parlando del mio 18esimo, visto che siamo in vena di compleanno ancora. E non sto capendo di cosa sta parlando, ma concordo. Del fatto che Masse, questa persona qui che sta in vocale con noi, lui io ho fatto il 18esimo il 25 aprile. E quindi ho invitato Massimo, ho invitato i miei amici più stretti e più cari, perché ho fatto una festa semplice a casa. E stiamo raccontando del fatto che Massimo, come ha varcato la porta di casa, si è ritrovato me, gli correvo letteralmente addosso. Fum! Se volete andare, se volete vedere come ero vestita, andate sul mio Instagram. Quel vestito merita di essere visto. Bello, bello. Anche se ci sei morta, però... No, più che altro pesava, però adoravo stare con quel vestito elegante. Io fra poco lo faccio il 29 maggio. Oppure il giorno dopo quando siamo usciti con Massa. È bellissimo l'orsacchiotto. Oddio, un orso. Quando siamo usciti il giorno dopo, la racconti tu la storia di come sono volata per un'ape o la racconto io, Massa? No, raccontato, vai. Eravamo semplicemente su questa strada che praticamente era di fianco a un lago e c'era un bel pezzo di terra tra il lago e la strada. E lei ovviamente sale su sto gradino di circa 50 centimetri, prende, ci sale sopra, vede un papavero, dice oh che bello il papavero. Eravamo in 3 a guardarla e non capire che cazzo stesse andando a raccogliere. Va, prende sto papavero. Prende il papavero, però corre indietro. Non è che cammina tranquilla, corre spaventata, terrorizzata. La guardiamo, lei prende, salta da sto gradino di 50 centimetri. Mi salta in groppa, cioè mi salta letteralmente addosso in braccio. Io la afferro mentre c'è una petta grande quanto un'unghia dietro di lei. La guardiamo, il papavero intanto è sparito, non si sa neanche dove cazzo fosse finito. Stava nelle mie mani. Ah, ce l'avevi ancora? Sì, ce l'avevo ancora. Bene, è riuscita a tenersi il papavero, però l'ape... No, no, era caduto il papavero, aspetta, era caduto, è vero, quando sono stato è caduto. Sì. No, cioè, ce l'avevo, perché ero messo nei capelli. Che cazzo è questo papavero? È sparito i capelli. Dopo questo papavero, una volta che l'ho messa giù, perché era improponibile tenerla in braccio dopo che è saltata, per un'ape, ripeto, grande quanto un'unghia, la tua di unghia che saranno 2 mm, date le tue proporzioni, e cioè, ha preso sto papavero, ovviamente, che cosa fa? Me lo fracca in testa. E per proculeggiarmi fa pure la foto e me la manda a mia moglie. È stato bellissimo, è stato magico. Io vado a letto. Buonanotte, Gabri. Notte. Aska, hai delle difficoltà. Sì, 2 mm. Viceversa, è laggato. Il fatto che l'avevo detto.
Ti sei persa il fatto che io la parte che stavo dicendo l'avevo dedicata a te perché sei una persona fantastica, perché in poche parole mi hai aperto un mondo incredibile, però perché questo mondo non imprintarlo e metterlo su Drive, una cosa con molta affidabilezza del mondo che tu stessa creando. Vabbè, il MAS, gli altri, Nixia, stessa cosa, Moon che cioè. Cioè, Moon è spiegare, è una sorella con cui diverti tantissimo, proprio, cioè, scoppia di gioia ogni volta che è Moon, ok, poi gli altri, però appunto per questa cosa di Asse, perché fatto dato ruolo di vita, perché Mas è stata anche un po', diciamo, la mia vita. Io continuo a ripensare ai consigli che tu mi hai dato, Master, perché mi sono serviti una cosa che tu non sai, gli altri sanno, penso che Ascal te l'abbia detto. Io esattamente lo sai qua, a fine discorso, stavo facendo l'esame del concorso dopo 8 mesi di studio, e niente, mi è saltato l'esame perché mentre lo stavo facendo il mio comune ha deciso benissimo di tirarsi la corrente, senza mettere un avviso, dato che quando ti fidi la corrente per più di 20 minuti sei obbligato per legge a mettere un avviso. Ho deciso di tirare questa corrente, io ho battuto, ero incazzato per lo più, avrei preferito essere Oppenheimer in quel momento, per fare una cosa che non si può dire in live. Di sicuro avrei cancellato dal tempo e dallo spazio il mio comune, tutta la mia città. Pensare, ho battuto tutto, organizzato il mio comune, eccetera. Anche 2 mesi fa, riuscito, diciamo, quasi subito a riprendermi, a dire a me stesso: non devo mollare, vabbè, tanto i concorsi se ne fanno tanti, no? Niente mi deve togliere il sorriso dalla faccia, niente mi deve abbattere, perché alla fine ce la faccio, sono intelligente, se tutto ce la faccio, ce la posso, secondo me, se mi abbatto a tutti, me la devo prendere. Ho staccato la corrente così per chiamare qui, ho fatto vedere che non posso prendere da nessuno, è manco colpa mia. Quindi diciamo che stavo malissimo, ma sono riuscito a star bene grazie ai consigli che tu mi hai dato tempo fa. Diciamo che il conto che era venuto prima, che avevo fatto prima, sono stato contento di averti dato quel ruolo, perché è proprio il ruolo di un amico che riesce a darti un supporto così speciale che magari sembra nulla. Ma per me, ad ogni modo, concludendo, e lasciando poi spazio alle domande brevi, perché devi andare su Inscription, Aska, e vi garantisco che Inscription è quasi al pari di Mist per cervellamento. Quindi siete speciali tutti quanti, ma veramente tantissimo. Ma adesso io sono aperto alle domande brevi. Ti voglio bene, Guglielmo. Beh, chi la chat per voi. Ah. Abbiamo 5 minuti a scrivere le domande. Non lo so. Vediamo se hanno domande da fare, se no andiamo su iscription. Sono tornata in Italia e da lei gli ho fatto una sorpresa. Che carino, Montino. Che carino. Intanto voi qui, Massa, inizia, scavate delle domande. A me hai chiarito tutte le domande, onestamente. Ah, io non ho tanto da aggiungere. Babbo Natale Elias chiede, Babbo Natale esiste? No, Elias. In realtà Babbo Babbo Natale è... Natale, ti rispondo così. Il problema non è che esiste, il problema è che se tu trovi a Polo Città, è in pericolo di vita. Ed è Natale. Ti vorresti mai che venisse a salvarti? Babbo Natale. Non ci tengo che Dico io, un immaginate. ciccione barbuto vecchio di 70 anni, anzi di qualche milione di anni, probabilmente mi venga a entrare in casa, onestamente. Lascia stare che poi quel ciccione barbuto ti saltano e ti... Ma lui qual...
Fa qualche lavoro, chi? Io vado via, ciao. Ma no, perché vai via? Yes, mo giochiamo Inscription, che fai? Io lavoro come... Io devo fare i concorsi per andare a lavorare, ma ho fatto di regime in ospedale come operatore sociosanitario. Non è quello che sta vicino ai vecchi, l'operatore sociosanitario è un'aggiunta all'infermiere, sta in qualsiasi livello. Io faccio lo streamer. Il mio stipendio. Devo salutare. Ok, ciao Master. Buona serata a tutti. Ciao ciao. Alla chat e ciao ciao. Io studio. Botex studia. Ragazzi, torniamo però alla cosa. Avete altre domande? Twitch, TikTok? Ho io una domanda da fare alla chat. Che ne pensate di questa live? Vi è piaciuta? Sembra un qualcosa di interessante? Vorreste vedere almeno una volta a settimana just chatting senza giocare, semplicemente parlare o magari fare giochi tipo Gartic Phone mentre parliamo tutti insieme? Ok, e guardiamo video con insieme. Me con la cam parliamo di argomenti sociali, sempre cose tipo, per esempio, mi dispiace che sono arrivato in ritardo, tranquillo Botec, non fa niente, per quello è importante che vieni su Discord perché lì ho scritto che ero in ritardo e che stavo startando live. Se facessimo già setting una volta a settimana, tipo io Aspa mi preparo delle news da leggere in live, vivo giochi, qualche tipo che si parla di chiude. Beh, sì, parlare così sarebbe bello anche. Ovviamente. Posso levare la musica? La musica epica? Oh, basta musica epica, finita. Adesso, tra l'altro, adesso Aska, che hai una community più attiva, ma tu ti immagini fare veramente, come dire, avanti un altro, tipo... Tu prendi per avanti un altro la giornata in cui parlano anche in un sub e uno alla volta partecipa. No, ma penso che se faccio davanti un altro più... faccio parlare anche in un sub, mi sembra ovvio. Eh sì, però uno alla volta diventa bellissimo. Sì. Tu crei una specie di canale vocale d'attesa e sarebbe bellissimo. Perché adesso i ragazzi, cioè, ce ne sono molti che vengono in live e tutto. Non lo sapessi, ragazzi, ho fatto avanti un altro, un evento di avanti un altro in collaborazione con Aska, un evento che avevo creato io tempo fa, era molto bello. E poi lo potrei fare tranquillamente. Io sono povero, come si chiama lo scrittore? Ma Guglielmo, intendi questo qui che sta qui sotto con noi? Ora sono a casa della ragazza, aiuto, ho un problema. Che problema? Mi ha fatto piacere fare alcune domande. Ecco, Guglielmo, allora, non penso tu sei effettivamente uno scrittore, diciamo, certificato, però penso lo fai più per hobby. Però per adesso che scritto non è questo certificato. Uno comincia a scrivere, poi inizi a fare un corso con la scrittura, è sempre un hobby. Boh, io scrivevo. Io quando mi piglio ispirazione mi metto a scrivere magari su un quaderno quello che mi passa per la testa e mi escono racconti. Disegnavo fumetti da piccola. Rieccomi, scherzo. Ciao. Adesso passiamo a. Posso andare su. Posso mettere Inscription? Sì, passiamo a Inscription e ti dico, pensaci bene. Anche per magari un diciamo molto molto diciamo in queste settimane ho già chat in cui sì. Cominciare avanti un altro. Vabbè. Adesso ci sono le persone, vorrei giusto fare per arrivare un pochettino in più di persone, giusto un pochettino in più ancora. Guglielmo, hai fatto altri testi o racconti, dice Botec, che fate? Stavamo passando a Inscription. Mi ha fatto una domanda un po' hot. Io non voglio sapere che domanda ti abbia fatto la tua ragazza. Comunque più che altro ho scritto poi prima. Sarà per un'altra volta. Pensa al just chatting una volta. Se ti va, aspetta. Non puoi mi di cui parlare.
fatto piacere questa tirasca. E poi per me io non ho problemi a farmi vedere tanto, voglio dire, Sei full screen, saluta tutti, neanche fai ciao ciao con la mania. ragazzi, ciao, bonsoir. Adesso fai puff e appare inscription. No, questo è il testo. Inscription. Allora. Questo. Aska, vuoi che esco o che rimango? No, Perché la cosa so di puoi dare per rimanere su l'inscription. inscription. Ok. Devo solo ricordarmi come si scrive. Allora, inscription. Vuoi che te lo scrivo in privato come si No, no, scrive? fatto, fatto. Ok. Questo. Che gioco è? È un gioco bellissimo, adesso lo vedrete. E adesso lo vedrete anche voi di Un gioco di TikTok. Datemi un carte. attimo che lo sto mettendo. Ok. E mettiamo la classifica, teniamola così. Però è simpatico questo tizio Guglielmo. Sì, è simpatico. Allora, grazie signor Guglielmo. Non so se si iscrive. Allora, mi esplosa la live per un attimo. Niente. Allora, siamo su inscription. E allora, un altro sfidante sembra essere passata un'eternità. Forse hai dimenticato le regole del gioco. Lascia che ti rinfreschi la memoria. Allora, alzo un po' il volume del gioco, che il volume deve essere un po' altino. Fatemi chiudere un attimo. Ragazzi, devi prendere una cosa, se ti prendere importante, proprio la tua pista da TikTok, rimanendo su TikTok, dopo un po' gli escono in alto a sinistra delle gemme verdi che servono per votare Aska e fanno stare come quando il creator. Voi accumulatele, voi vedete che accumulate una, rispondete, andate alla prossima, dovete aspettare tipo 50 secondi, poi 2 minuti, accumulate tutte e votatele. Votatele, diciamo, votate Aska con quelle gemme, mi raccomando che è molto importante. Aska, io vado a ballare in Puglia, addio. Vai a ballare in Puglia. Secondo me è lupo la parola segreta. Gioca la carta scoiattolo, allora. Dobbiamo giocare la carta scoiattolo. La metto qua. Torniamo al mazzo. Ora gioca il tuo ermellino. Devo sacrificare lo scoiattolo. Secondo me dovresti andare all'Olimpo. A me non compaiono, cosa? Non ti compaiono. I lupi richiedono due sacrifici, non ne hai abbastanza. Suona la campana per terminare il tuo turno e per dare inizio al combattimento. Il tuo merlino non ha rivali. Il numero in basso a sinistra è la sua potenza d'attacco, 1. L'ho visto da Gabby, ma non l'avrei mai detto, Irias. No, se termini il turno ti uccide. Le gemme verdi. E dopo un po' tipo dovrebbero comparire tipo un quadrato. Non sono gemme, tipo un quadrato in alto. Se vieni sul Discord poi domani vi faccio. Magari faccio vedere dove. Mando uno screen. Guillermo, sono tu. Ah, tu ce l'hai adesso le gemme verdi su TikTok. È sparito Guglielmo. Io Guglielmo. sono io. Guglielmo. È morto Guglielmo. Allora, cerco di vedere Ci magari. sono, dai, solo che andiamo un attimo allontanato. Riesci a fare uno screen delle gemme verdi e mandarle sul Discord? Ciao, Skippy. Però prende la banda se riesce a comprare. Ok. Hai parlato con me, mi hai detto qualcosa. Sì, se riesce a mandare lo screen delle gemme verdi su Discord, che non riesco adesso, mi ha fatto logout da Discord sul telefono. Il screen di cosa? Ah, Delle gemme, per far capire quali sono. sì, Fai magari lo screen delle giusto. gemme e poi di cosa devono fare passaggio per passaggio. Oggi ti sento meglio rispetto a. Oggi ti sentivo meglio rispetto a tipo che.
Stai mangiando il mic. È perché oggi urlavo un po' di più, adesso è sera, ovvio che parlo più basso, oggi parlavo con voce molto più alta. Allora, il numero più basso a sinistra è la sua potenza attacco 1. Il tuo mirlino mi ha inflitto un danno, l'ho aggiunto alla bilancia. Vinci se riesci a far pendere la bilancia completamente dalla mia parte. Così. Tocca a me. Coyote, il tuo mirlino sta bloccando la strada, mio coyote. Il mio coyote ha inflitto 2 danni al tuo ermellino. Ciò significa che la salute del tuo ermellino diminuisce di 2. Non sto capendo sto gioco, il mio cervello non è così tanto evoluto. Adesso lo capirai giocando. Anch'io non l'ho capito all'inizio. Dalla finestra sembrava che mangiassi il mic, per questo dicevo. Ah! Se la sua salute raggiunge lo zero, la creatura muore. Tocca di nuovo a te. Puoi pescare dal tuo mazzo oppure pescare uno scoiattolo. Una decisione piuttosto avventata. Ti mancano 6 sacrifici. Dei sacrifici per quella carta. No, non c'è lo jumpscare se perdo, tranquillo, Bodek. Dato che stai imparando, salterò il mio turno. Aspetta. Ci sei? Ho sentito un tono dorato. Ma Nietzsche, io ho sentito una voce, ma era lei. Forse avevo sta. Io vado un attimino a prendermi la giara, torno lì dico Allora, di mi essere avevano pronto. radiato camera. Mi avevano radiato la stanza. Scusatemi. Aspetta, ti ho messo tutto su Discord delle gemme e come Ok. fai sulla chat del server. Ma quanto è forte sto Merlino? Ha distrutto il suo. È inquietante l'atmosfera del gioco. Sì, è inquietante. Allora, gli stessi creatori hanno fatto anche Buckshot Roulette, che ve lo voglio riportare in live, perché a me come gioco è piaciuto, ma anche se non è in trend lo porto lo stesso. Oddio, Ascarip, Ascavivi. Allora, erano entrati i miei? Perché Andri viene e fa. Guarda la mano. L'anello. Perché infatti ha fatto l'anello adesso. Perché non so se lo sapete, ma i miei genitori sono separati. Questo è il compagno di mia madre. Terra chiama Aska. Giochi Inscription, vedo. Eh sì, Pat Baza. Aska mi ha spaventato. Bello Buckshot Roulette. Pubblicità, mannaggia, vabbè, devi guardare. In qualche modo ci sta. Dio, in qualche modo ci sta, eh sì. Allora. Mi gioco lo scoiattolo e mi sacrifico l'ermellino per mettere la tartaruga. Fammi vedere la tartaruga. Ha 6 di vita. Il lupo ha 3 di attacco. Sfrutto il 3 di attacco. Ehi, ferma! L'ermellino ha parlato. Oh, come mi ha preso il panino del Mac. Non temere, la bestia è stata sacrificata, ma non è stata rimossa dal tuo mazzo. La sua sofferenza è stata reale, ma non sarà l'ultima volta. Un int, ti do un int che il gioco non ti dà. Ricordati che tu oltre a sacrificare quando c'è un attacco, magari diciamo c'è il combattimento, tu puoi mettere, puoi usare una carta che ha molta difesa insieme a una carta che ha molto attacco.
in una maniera strategica per difendere la carta che non ha difesa ma che ha attacco, in modo che magari l'attacco se lo prende tutto quello che c'è la difesa e Ah, ho arriva capito. meno, diciamo, attacco a quella là, quella che c'è d'attacco può attaccare e far male. Ok, capito. Oh, fammi, ho perso prima il Mac, pensavo ti fosse lo schema di bambini. Trovate in cantina, bambini. Se infliggi 3 E di quando danno, metti 3 pesi sulla sacrifichi, bilancia. fai conto che sacrificando, quando andrai più avanti, moltiplicherai magari sia la difesa che l'attacco, cioè il danno. Quindi agisci strategicamente in questo modo. Brava, fagli vedere chi comanda. Anche tu sei un bambino in cantina. Anche tu scherzo, sei nella mia cantina. Passo, lui passa. Ma lui passa secondo me Oddio. sto al primo round. Hai vinto questa partita. Ma non saranno tutte così semplici. Lascia che racconti la tua storia. Ah, sì. Ti sei perso nel cuore della foresta. Davanti a te è comparso un unico sentiero. Due creature del bosco si sono avvicinate con esattazione. La vipera corrosiva e il danno provocato dal suo morso velenoso è sempre letale. Il gatto immortale, se lo sacrifichi, il povero animale non muore. Voglio il gatto immortale. Un'altra creatura si aggiunge alla carovana. Ti devo dire, non mi dispiacerebbe, basta che non mi, che mi dai da mangiare. Sì, ti do da mangiare buono. Vi porto anche le patatine al pomeriggio. Vero, Nixia, che porto le patatine a voi bambini nella mia cantina? Che patatine. Quelle di sottomarca, scusa, eh. Sì. Gli ho fatto un regalo bello, ovvero le rose e un paio di scarpe. No, Monty. Stima per te. Stima. Gentleman. Oh, allora voglio anch'io andarci in cantina di Husk. E allora adottami. Grazie mille per la sacco di Prime, scherzo. Grazie mille. Un bacino anche a te. Casa e cibo gratis. Poi andate a zappare il carbone con la zappa. Vi mando a minare la zappa col carbone. Vi mando a minare la zappa col carbone. Si sente che è tardi. Ma che ti serve il carbone? Per far funzionare internet, la luce, la corrente. Poi raccogliete anche il cotone mi serve, il cotone lo vendo. Aiutate Elias. Allora, qualche creatura della foresta sembrava disposta a seguirti. Hai trovato un sacco abbandonato. Hai trovato uno scoiattolo e una bottiglia da rompere in caso di emergenza. E prendi un altro. Un altro strumento utile ti permetterò di usarlo per spostare il peso sulla bilancia. Tre oggetti sono il massimo che puoi trasportare. Ok. Se mi dai un piccone lo faccio, ma con la zappa la vedo tipo. Vasca ricorda un altro periodo storico. Siamo rimasti indietro. I miei bambini in cantina. Hai subito un'imboscata mentre attraversi un terreno accidentato. Mi hai sacrificato mentre stavo dormendo. Era la mossa giusta, lo capisco. Forse mi aiuterai? Per ora stai al gioco. L'ermellino sa. Bello come giochi, grazie. Appena finito una lezione di Duolingo, bravo. Però se vuoi posso essere addetto al carring su Valo invece di piccone il carbone. No, vai a zappare il carbone. Vai a zappare il grano allora. Dovete piantarmi il cotone. Ho bisogno del cotone e del grano. Ora puoi vedere le mie mosse in anticipo. Allora, c'è una roccia. Ah,
Io butterei uno scoiattolo, no? Un solo sacrificio. Ci metto il gatto. Che ha zero di attacco effettivamente il gatto. Aspetta, zappare il carbone. Non si piccona il carbone di solito. Non ha tasca, si piccona. Si zappa il carbone, si zappa. Si piccona la terra. E allora mi metto a piangere in mezzo al campo. Non puoi cavar sangue, niente. Vabbè, attenzione al grintoso lupacchiotto, cresce in fretta. Sto giocando a Little Nightmare 2, mi sono appena spaventata. No, preferisco vivere per strada. E niente, preferisci vivere per strada piuttosto che stare da Dusk. Allora, l'ermellino lo metto tutto a destra. Andiamo, vai ermellino. Il pistolo volante si libera oltre le creature per sferrare un attacco diretto. Lupo. Sì. Ma mi servono due sacrifici al lupo. Dovrei sacrificare l'ermellino. Ok, vai. Mannaggia. Ok, torniamo in equilibrio. No, no, meglio in cantina, almeno cibo e letto gratis, mi faccio mantenere task. Almeno posso tipo usare il PC, sì dai, vi faccio usare il PC un'ora al giorno. Un'ora al giorno ve lo potete usare. Un'ora però tutti insieme. Eh sì, sì, tutti insieme. Vi do due, dai, tre PC, dai, tre. Tre. E ve li dividete. No, anzi, vi do un PC, una Play e una Nintendo, dai. E ve lo dividete. Almeno giocate insieme, dai. Vuoi zappare il carbone? Sei un pazzo. Immagino farlo tutti i giorni e poi non essere pagato. Ancora che ci penso sopra. I miei bambini in cantina. Ok. Mannaggia il pistrello. Allora, mettiamo lo scoiattolo qua e butto il lupo. Il gatto è comodissimo, comunque questo gatto è utilissimo, vi giuro. Vai, tec tec tec. L'unica cosa che posso fare è prendere scoiattoli. Ho perso. Ho vinto. Stiamo discutendo se stare in cantina di Aska si capisce che è quasi mezzanotte. No, no, continueremo anche su Discord, vi giuro. Penso che preferisci zappare i carboni piuttosto che usare la Switch. No, ma io ho detto che vi metto anche la PS4, cioè la PS5. Vi metto una PS5, una Nintendo Switch, un PC. Tutta roba usata, non aspettatevi chissà che. Uè, Masse, hai vinto. E ti sei rimesso in cammino, lasciandogli alle spalle il terreno insanguinato. Altre carte. Ma se a me tocca la Switch scappo dalla cantina. Fate a botte per la Play, che vi devo dire. Mica ci devi giocare a Fortnite con la Switch. Ci giochi... che ne so, i giochi della Switch, quelli dei Pokémon. Il giovane lupacchiotto cresce e diventa un lupo dopo un solo turno. Il docile passero, una creatura volante poco costosa anche se debole. Chi dovrei prendere? Chi dovrei prendere secondo voi? Faccio scegliere a voi. Il lupacchiotto che cresce o il passero che vola? La Nintendo puoi anche toglierla. No, ve la lascio. Ma se tocca la Switch... ok, uno più uno su Fortnite. Io mi prendo permanentemente un PC. Lupo. Lupo?
Io essendo un professionista, dai, l'uccellino, mi ispira anche a me. Ora di uccellino. Il piccione, ho preso il piccione. Nella nebbia hai trovato delle strane pietre. Sei stato costretto a scegliere uno dei sacrifici, un sacrificio che andrà perduto per sempre. Ah, io metto il passero. Hai esaminato il tuo serraglio e hai scelto una creatura sana. Scegli me. Vai, Ermellino. Mi fido di te. Il pacchetto magari poi diventa... No, diventa un lupo normale. No, piccione. No, piccione. Eliminiamo gli uccelli. Do il potere di volare all'Ermellino. Bello sto gioco, però. È carino sto gioco, sì. È dagli stessi creatori di Buckshot Roulette. Uno spettacolo accapicciante, ma ora l'anima di passero vive in Ermellino. Madonna, quanto è cazzuto sto Ermellino. l'Ermellino è cazzutissimo, raga. Ammirate il mio totem, mi incide sulle mie carte. Dite con un sigillo volante. Sono solo sulle sue. Lo vedi, giusto? Non ha riguardo per regole. Patetico. Seriamente, sì. Quando porterai Buckshot Roulette, ho pure questo gioco, come pure questo gioco. Solo per vedermi soffrire, solo per vedere soffrire l'ermellino, queste robe. Ti butto l'ermellino. Di nuovo in gioco. Ti devo lasciare, ciao, a domani. A domani, Monty, buonanotte. Buckshot, se volete lo porto domani. Io avrei iniziato anche Stellar Blade in live settimana scorsa. Non so se a voi interessa Stellar Blade. Che lo vorrei portare. L'ermellino vince easy. Sì, l'ermellino è fortissimo. Il totem ha conferito al mio coyote la capacità di volare. Come faccio a prendere magari Guglielmo? Guglielmo. Guglielmo. Ah, è morto. Mi serviva un consiglio. Secondo me dovresti prendere il cecchino al posto delle ali. Ehi, Guruguru. Ma ciao. Stiamo giocando a Inscription. Prima abbiamo letto un racconto. Sai che c'è? Gli oggetti li riguadagno. Uso uno scoiattolo. Metto la tartaruga del fiume perché mi protegge. E la metto qua. Vai. Ma sei stronzo. Hai perso. Per forza mi ha fatto perdere. Ha voluto farmi perdere per forza. Oppure Odin. Apex, si chiama Apex il gioco. Ma se volete Apex lo metto a scaricare. Mi avevano chiesto anche di portare... Ora arriva il jumpscare potente, no. Ero in chiamata con la ragazza, non potevo, tranquillo, guruguru. Tanto poi ti puoi recuperare il VOD su Twitch se vuoi sentire il racconto. Ti conviene andare a sentirlo perché fa ridere un sacco. L'unico modo per temperare la mia delusione... E tra l'insegnamento da questa esperienza, alzati. Alzati dal tavolo. Prendi il candeliere che si trova sulla botte accanto alla porta. Comunque mi ha fatto perdere a forza, cioè io non lo so. Portalo qua. Te lo porto? Madonna, mi sento osservata. Ora rimettiti a sedere. Mi rimetto a sedere. Non meriti di avermi... Nella tua cantina, se perdi quell'ermellino cazzuto che vola, spara missi dalla bocca. Mi sa che è un po' fatto apposta. Cioè, non mi ha fatto vincere, visto? Lascia che ti spieghi una cosa. Mi sa che era proprio per spiegarmi una cosa che non potevo vincere. Boh. Quello è stato uno dei due errori che puoi commettere qua. Se ne commetti un altro, dovrò sacrificarti. Fa paura, no? Ora dove eravamo rimasti?
Altre carte. Si capisce che anche per scherzo mezzanotte. L'agile cervo si muove dopo aver attaccato. L'unità milistrice che osa attaccarlo deve vedersela con i suoi aculei affilati. Il subdolo corvo, il flagello dei cieli. Che dite? E sì, domani si lavora. Non riesco a ragionare, non ho ancora capito come si gioca sta roba. Allora tu devi fare danno. Il cervo. Effettivamente il cervo penso sia quello migliore perché ha 4 di vita. Allora, posso scegliere se andare nel fuoco o un altro sacrificio. Vado al fuoco perché voglio vedere cos'è. Il falò. Si è imbattuto in un gruppetto di sopravvissuti. Con i volti scavati nella fame, a cavallo intorno a un falò. Hanno guardato il tuo gruppo di creature e ti hanno fatto il cenno di avvicinarti. Vieni, scalda una delle tue creature vicino al fuoco, ha detto uno. Scalda vicino al fuoco così potenzierai il valore di potenza, ha detto un altro. Hai notato uno dei sopravvissuti pulirsi la bava dalla bocca. Non ci mette l'ermellino. Il fuoco ha scattato il lupo, potenziando il valore potenza. Un sopravvissuto si è allungato verso la creatura. Un altro ha digrignato i denti. Senza una parola hai tirato il lupo via dal fuoco e te ne sei andato. Mi volevano mangiare il lupo. Corvo, lo mio io, avevo preso. Era buono quell'altro che ho preso. Io di una cosa sono sicuro, che gli uccelli fanno schifo, quindi per me prendi tutti tranne gli uccelli. Ah, potevo. Mi sono alzata. Per sbaglio. Ok, tech, gatto extra utile, raga, il gatto è... un sacrificio? Ah no, è vero, serve anche un sacrificio per mettere il gatto. Grazie a Scasendita non aver mai capito che... si sono mangiati il lupo. Hanno tentato di mangiarmelo. Infami. Manca fa così però, eh. E manca fa così però, orso di cacca. Allora, io dovrei tipo colpire il tavolo vuoto. E io lo rimetto qua per evitare di morire. Esatto, di... Dio, cacchio. Se questo usa il grizzly quando vince, appunto. No, morto. Buttiamo un altro scoiattolo qua perché... Vabbè, fai. Ok. Prendo la carta. Ho il cervo, metto lo scoiattolo qua. Faccio sacrificio. E butto il cervo qua. Una carta tartaruga di fiume, ci sacrifico questi qua e la metto qua. Morto. Che giocatrice professionale. Ma la differenza tra questo Yu-Gi-Oh, boh, io non ho mai giocato a Yu-Gi-Oh effettivamente, mai giocato e mai visto. Vado al palò. Vabbè, tutti i volatili, prendo l'istrice. Il falò. Mo, ci siamo. Falò. Il gruppo sopravvissuti affamati, vabbè. C'è spazio. E per la salute, ok, più 2 di salute. Impossibile. Il valore di salute di Ermelino è stato potenziato dal calore. Come uno dei sopravvissuti ha cominciato a sentire quella task, si è allontanato. Potenziamo l'ermellino. So solo che
Tutti e due aiutano ad addormentarsi. Come mai visto? No, non mi piaceva me Yu-Gi-Oh! Io mi guardavo. Mi guardavo altro da piccola. Aiuto, questa è una boss fight. Mi è sembrato che gli alberi si chiudessero tutto attorno a te mentre scendevi una nebbia gelida. In lontananza hai sentito il tintinnio del metallo sulla pietra. Una figura azzuppata si è posta sotto cammino. Era il prospettore? Oddio, boss, già essi a scaporta il The Ring. Anche tu me lo chiedi. Quando ho portato Dark Souls tutti a chiedermi il The Ring, il The Ring, il The Ring. Blu ci sta giocando al The Ring. Me lo prenderò prima o poi. Quelli di Alirti, quelli... Quelli già non so. Elden Ring porta, allora. Ora non ho Elden Ring e non ho modo di comprarlo, ma... Posso portarvi Dark Souls 1 e Dark Souls 3. E Bloodborne. Se volete. Se volete vedermi giocare i Souls. Se no c'ho anche Stellar Blade e Devil May Cry. Vabbè, intanto sono la stessa cosa circa. Sì, sono sempre dei Souls. Vediamo un po'. Sta facendo il boss facile. Il muro è cruciale. Il muro è cruciale, ok. Scoiattolo. Butto armellino. A questo punto sei sicuro? Armellino, devi dirmelo prima, che non ti devo mettere là. Ok, il mulo. Hai detto qualcosa sul mulo? Oggi è fino a luna? No, facciamo il boss e poi andiamo a nanna. Cagata. Però non voglio sacrificare il mio armellino, cavolo. Me lo giuro, tipo non ti c'è vita. L'istrice. Ah, l'istrice serve solo un sacrificio. Dio vera. Guarda come la perdo questa. No, dovevo metterla di là, vabbè. Addio, ermellino. Cervo. Non ti salverai scappando. Niente. Sono davvero morta al primo boss. Non mi dirò, no, mi ero funzionato. Ma tanto non muore. Oh, più oro per me. Niente, mi ha leggermente rapito. Ma io mi sento tipo rapita male. E tu credo quando vuoi puoi postare i show che preferisci, va bene. Jumpscare, ma che jumpscare? No, sto gioco non c'è lo jumpscare. Non sei ancora morto, questo non è il purgatorio. Anche se potresti pensarlo. Prima che sali l'ultimo respiro devo chiederti un favore. Vorrei ricordarlo. Devo farmi la carta. Non volevo morire così. Ma questa è la porta della cantina. Sì, sì, è la cantina questa. Ci sono finita anch'io in cantina, raga. Metto la cosa del gatto.
asca. Il ritratto. Cheese. Ah, i miei occhi. No, ma che cavolo, perché? Che ti ho preso? Ho pinciato una carta, sì. Ci risiamo. No, se lo scrivi un'altra volta ti devo bannare. Ma perché? Scusa, che cavolo ti ha preso? Vabbè, spammone, bot che spamma. Forse è giunta l'ora. Forse sa già come funzionano le ossa. L'ignoso possum costa 2 ossa. Guadagni un osso quando una delle tue carte muore con qualsiasi la causa. Una grata stordente mi ha distrutto. Madonna, sì, pure a me. Comunque, siamo a mezzanotte e 13. Ah, davvero? Adesso io non ti banno. Così, ogni volta che sto in live ti capita nei per te. Visto che ti dà fastidio. Ma fa schifo lo posso, ma uno e uno vuole pure un sacrificio. Sì, ma vuole un sacrificio della Madonna lo posso, guarda. 2 ossa. Vai, Ermellino. Quelle sono le ossa. No, è inutile che spammi, non ti banno. È inutile che spammi, non ti banno. Piuttosto, se non ti piace, scrolla. Casca momenti mentali da elementare, sì. Mi dà il mostro TikTok se posso aiutarti. Sicuramente lo do a prescindere, però se no ho deciso di dire ok, spammo perché ti devo dare fastidio. Lui non ha capito che lui scrivendo in chat mi sta dando visibilità. Cioè lui scrivendo in chat mi aiuta ad andare nei per te delle altre persone perché interagisce con la live. Quindi se tu vuoi darmi fastidio, non mi dai fastidio. Perché stai semplicemente facendo un bene per la mia live, se puoi saperlo. Quindi? Come la mettiamo? E poi com'è tutto sto odio nei miei confronti? Almeno dimmi, mi stai sul cavolo. Perché mi dà fastidio la tua voce? Commenti costruttivi? No, tu... Porca... Di. Punto. E 2 ossa io ne ho 230. Ah, nel corpo se gliene devo dare. Non gli importa, divento un ombrico. Esatto, lascialo fare, hai visto? Ush, genio. Il business di Aska. È la mentalità di Aska come nessuno. Devi rispondi. Non distruggerlo. Niente, no, è stato distrutto da Aska. Quanti punti hai fatto? 1, 2, 3, aspetta, non riesco a contarli. Che sono tutti sti puntini adesso? Aska level 3. E Aska. Non è come le altre streamer. Dissing level 100. Allora, vediamo, dai. Vai, Ermellino. Questo mi butta il serpente che mi fa 3 di danno. Aska, distruttrice di mentalità. Grazie mille per il follow su TikTok, no? Mi sono meritata il tuo follow adesso? Di tutto senza passare. Non lo posso dire, non lo posso dire, mi sa che è bannabile. Non so se a Twitch piace quella che io nomino queste cose. Cioè, è molto sensibile. Faccia tutto parte del suo business. Perché onestamente non so. Da quel che so non si può nominare, da quel che ho capito da altri streamer. Mo lo cerco su... internet. E poi dipende anche dal contesto. Se fai un contesto costruttivo, da quel che so puoi dirlo, ma se lo dici tipo
Ma è quello dove finisci quando perdi su Warzone. Aspetta. No, io chiedo conferma perché non vorrei magari dire qualcosa che non si può dire. Soprattutto TikTok. Da TikTok mi sono beccata al ban molte volte per... Boh, non si sa. 1v1 solo piccione Victory Royale. Ok, Gulag si può dire. Si può dire. Io mi sa che tra un po' vado. Io mi sa che tra un po' chiudo. Finisco questa partita a carte e basta. Mentre dormivo, di nuovo. Grazie mille per il follow su Twitch, Noah. Cioè, è anche una cosa brutta il gulag, però penso si capisca che si intende quello del videogioco. Io, ad esempio, non lo sapevo che c'era su Warzone, per quello io pensavo solo alla cosa brutta. Questa canzone la sentivo da secoli. Sono vivo. Ancora sto parlando del Mac, ti giuro. La fai apposta, scavo uscire un'altra pubblicità. Qui non posso uscire in pubblicità. Comunque, buonasera, no? Come va? Come stai? Come ti è andata la giornata? Presentiamoci come si deve. Aromatoro. Scherzo ovunque. Sì, ovunque. Grazie mille per il follow su TikTok. Scherzo. Allora. Vabbè, prendo lo scoiattolo. Non c'è più nient'altro lui. Raga, sarò piena di scoiattoli. Ho fame, niente. Ti sei risparmiato un bang per stasera. Risparmiami per domani, Bangmaster. Va bene, dai, raga. Direi che per stasera posso anche concludere qua. È stata una bellissima live. Grazie a tutti quanti per averla guardata e per aver interagito. Io vi adoro, basta, io vi adoro. E ci si vede domani. Ciao, ciao, buonanotte a tutti. Not for Buonanotte. tutti. Not for tutti.